Eccoci di nuovo questa settimana per la terza volta in live. Bentrovato tutto il volgo che a poco inizia ad affollare i nostri tavoli della nostra taverna virtuale. Sedetevi, mettetevi comodo, che a breve un menestrello d'eccezione ci porterà nel fantastico mondo di Kronos. Ovvero il mondo dove sono ambientate le storie di Temelanchi Techno Fantasy Roleplay Game. Gioco in lizza per essere il gioco dell'anno 2023, gioco di ruolo dell'anno 2023, e che è stato protagonista dell'ultima puntata alla scoperta dei giochi di ruolo emergenti. Vi ricordo di appuntarvi i nostri indirizzi, qualora a cui assisteste questa volta per la prima volta. Li troverete nell'albero dei social, che di tanto in tanto vi verrà proposto in chat, e oggi, visto il mondo in cui ci catapulteremo, lo chiameremo Yggdrasil. Colgo l'occasione per ringraziare anticipatamente chi lavora silenziosamente, ovvero la nostra regia, il reparto grafico, chi si occupa dei social, chi ci tiene uniti, chi si abbona o chi ci offre un caffè. Ricordiamo che siamo ancora nel settembre, quindi costa meno, dateci. E diciamo che è ora di venire a noi. Magari alcuni dei volti che vedete sapete già dargli un nome, ma partiamo con il nostro ospite, Antonio Galimi, il creatore del gioco, che veste i panni del tutto degli eventi e ci farà immergere nell'avventura. Ciao Tony! Ciao ragazzi! E assieme a me si immergeranno in queste terre il buon James. Buon salve a tutti! Monul. Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. E Cenere. Buonasera ragazzi! Tony, dici cosa... come inizierà, cosa andremo ad affrontare? Allora, proviamo ad affrontare una cosa un po' particolare. Ho dato praticamente le vostre vite in mano alla mia community, quindi hanno scelto loro come partirà l'avventura e naturalmente hanno scelto una delle situazioni un pochino più pepate dell'ambientazione. E quando giocheremo ve ne accorgerete, comunque farò la narrazione di tutto quello che incontrerete, bene o male. I personaggi sono dei Raisindi. Cosa vuol dire? Sono dei viandanti appena giunti attraverso la torre della celestiale sapienza di Temelanchi, questa torre qua che si perde oltre i mondi e che collega tutti i mondi che esistono, un cronofaro viene anche definito, e attraverso questo cronofaro, questa soglia dei mondi, vengono rapite creature, divinità, anche luoghi, e portati su Kronos, questo pianeta titanico immenso che si trova al centro del cronoverso. Il cronoverso è l'insieme di tutti gli universi spaziali e temporali che esistono, sono esistiti o esisteranno. Quindi fondamentalmente siete nel luogo dell'ultima possibilità, perché alcuni dei vostri background, se li avete letti, è successo qualcosa abbastanza di drammatico, no? Decisamente drammatico. Quindi se volete già fare una presentazione ai vostri personaggi, ai nostri ospiti, iniziare. Facciamo il giro, partiamo da te James. Va bene. Ti prende la sprovvista. Buonasera a tutti, allora io mi ripresento, sono James, un volto abbastanza noto qua nella taverna, ho partecipato a un po' di live, l'ultima delle quali è stata una bellissima avventura con Monul come master. Spero di... anzi, sono sicuro che mi diverterò anche questa sera un sacco. E ho deciso di, per cambiare un pochino il mio solito andi rivieni, di utilizzare un bel robottone. Si chiama T-70E. È questo pierico meccanico, un tecnomante praticamente, un tecno... un tecno sacerdote, parla sempre in terza persona, quindi T-70E è molto felice di essere qui con voi e di accompagnarvi e convertirvi a suon di schiaffi metallici. Non troppo felice, che sono emozioni. Non troppo felice, esatto. Devo abbasso un pochino la rotella dell'emozione, alzo un po' quella del passivo aggressivo. Comunque, non vedo l'ora di lanciarmi in questa avventura. Monul? Ciao. Qualcosa del tuo personaggio? No, è già entrato nel personaggio. Sono Monul. Alcuni di voi hanno già incominciato a conoscere il mio viso. Questa sera smetterò di scrivere lettere dall'inferno. E vedo delle piume attaccate alla schiena di qualcuno. Mi avvicinerò e capirò cos'è. Il mio nome è andato perso. Adesso mi chiamano la Silente. Mi piaceva rattoppare gli altri. Mi piaceva vedere le loro ferite chiudersi. Sentire che la vita scorreva in loro. Poi piano piano ha finito di scorrere in me.
La trasparenza. Tanta trasparenza. Tenere. Bravissimo, bravissimo, ottima comprensione del personaggio. L'incipit che hai fatto, capito? Beh, io sono Cenere, appunto qui in veste di giocatore. Spero che mi conosciate un minimo, non perdo troppo tempo nel presentare me stesso, quanto presentare il mio personaggio, Setoblis. È praticamente una metadrago ed è un'incantatrice. Ha un classico, potrei dire, background del mago travagliato. Infatti ha avuto... è stata separata dalla sua famiglia, si è trovata a crescere nella classica istituzione che eleva giovani potenziali in effettivi maghi, nel mio caso i forsennati. Io sono una cavalcaonde e dopodiché sono finita nella spaccatura che mi ha portato qui, dove inizierò con gli altri, dopo una tremenda... una tremenda questione con tali emendatori, giudici corrotti sull'uso della magia, per i quali non eravamo come dire, degni, insomma, di manifestare, di seguire la nostra via della magia. E quindi niente, sono stata salvata per il rotto della crucchia e adesso mi trovo qui. Sono la classica incantatrice un po' oscuretta, un po' che punta al potere, che punta all'essenza stessa della magia e che non punta ad altro, quindi un pochino difficile e scomoda magari da avere al tavolo con cui dover fare due chiacchiere, ecco. Sei una dei tanti Magdum. Esatto, esattamente. Io sono Karazad, ormai spero che mi conosciate, se non mi conosciate... se non mi conosciate, no? Conosciatemi, esatto, e... Oggi interpreterò un personaggio che è normalmente fuori dalle mie corde, Tamarti il Giusto, è un angelo, e quelli che avete sentito fino adesso sono i membri della mia Shaddak. Sono un cavalcademoni e il mio compito e il mio futuro è diventare un eroe, e questo spero che succeda, se non oggi, domani, perché tanto più a lungo di domani non vivrò. Ok, allora ragazzi, per quanto riguarda la scheda, questa zona qua avete tutto quello che vi serve per recitare il personaggio, mentre le caratteristiche che sono nei cerchi saranno le caratteristiche base che utilizzeremo oggi per giocare. Le caratteristiche si dividono nel livello, il mana è la caratteristica che vi farò tirare per tutte le prove legate al misticismo, alla magia, all'elevare incantesimo. Qui c'è la logica, tutte le prove legate all'intelligenza. La tenacia, sono tutte le prove legate alla forza di volontà, il coraggio, okay? Qui c'è la potenza, che sono tutte le prove fisiche, l'agilità, tutte le prove di destrezza, e il fascino, tutte le prove per rapportarsi con gli altri personaggi. Utilizzeremo le regole base, nessuna regola opzionale, quindi lavoreremo solo su queste caratteristiche. Vedete i punti mistici qua, che sono i punti che servono per lanciare e elevare gli incantesimi. Quando elevate un incantesimo, i sacerdoti spendono 5 punti mistici, mentre i maghi spendono 4 punti mistici, ne spendono meno. Mentre di qua ci sono i punti vitali. Easy. Nell'uomo vitruviano non usiamo le regole opzionali, quindi avete un'unica locazione e avete la corazza. La corazza è il punteggio da cui si tolgono i danni, quindi quando subite dei danni toglierete i punti della corazza. L'offensiva, cioè il combattimento, si usa questo punteggio nella finestrella e i danni delle armi sono segnati qui nei danni. Basta, queste sono le regole base, non vi serve nient'altro. L'importante è fare più basso possibile. Se fate comunque un punteggio alto, la possibilità che la prova possa riuscire lo stesso, perché ci sono bonus sulle prove, e soprattutto le prove si dividono in due tipi: le prove di difficoltà in cui devi stare sotto il tuo punteggio. Se io ho potenza 10, devo sollevare un tavolo, tiro il dado da 20, faccio 9, sollevato, bonus di 1, venuta di un punto, ce l'ho fatta. Faccio 11, non ce l'ho fatta, molto classico. Mentre se in contrasto io e Samarte ci stiamo spingendo, io potenza 10 e faccio 8, Samarte potenza 14 e fa 15, cioè lui ha sbagliato di 1, a me è venuta di 2, riesco a mandarlo indietro. Io faccio 8 e faccio 9, ho sbagliato di 1, Samarte 14 fa 16, ha sbagliato di 2, io ho sbagliato solo di 1, quindi riesco a spingerlo lo stesso. Nelle prove di contrasto si calcola anche il negativo, chi fa peggio sbaglia, ok? Quindi lavoriamo su queste cose qua principalmente.
non c'è bisogno di sapere nient'altro delle regole, man mano che giochiamo vi suggerisco io magari delle azioni o anche voi potete chiedere. Quindi, se ci sono domande particolari, fatemele pure ragazzi, poi ci buttiamo dentro. Andiamo. Perfetto? Il Rolander è il sistema di gioco più semplice che esiste, quindi assolutamente difficile. Allora, Kronos, siete stati rapiti dai vostri mondi, forse perché stavate per morire, o siete finiti dentro una spaccatura, una cronospira, questi passaggi tra i mondi che vengono creati in maniera innaturale, e non si sa quale sia il motivo. Oppure semplicemente il destino vi ha dato una seconda possibilità. Siete apparsi al centro di una grande sala, proprio nella torre, la torre di Etemenang, torre della celestiale sapienza, e da questa sala avete iniziato a cercare passaggi per poter uscire dalla torre. Fatica, siete riusciti a uscire, preparando delle prove, perché la torre ti mette alla prova. Sono degni di poter entrare nella città. E uscendo da questa immensa torre, vi siete trovati davanti alla città di Babilonia. Una città immensa, divisa da più di 40 quartieri. Ogni quartiere sembra essere una microcittà. Il giorno in cui siete usciti, un giorno molto, molto particolare, è la festa dei 100 Kul, capodanno babilonese, ma è anche la festa in cui gli dèi camminano in mezzo ai mortali, attraverso le loro avatar. Popoli festeggiano, un tempo veniva chiamata anche la festa dei fiori, quando tutti portavano fiori ai loro dei, ma col passare dei secoli la festa è diventata più cruenta. Mio Dio dice di distruggere tutti gli altri, allora io lo festeggio in questo modo. Dei oscuri hanno iniziato a marciare in mezzo ai mortali e a combattere. E nel quartiere dei miracoli, il quartiere dove giungono più spesso divinità minori dai vari mondi, dove cercano di portare il loro nome, guadagnare karma e diventare sempre più potenti. E siete qua, in mezzo alla festa. Musica, danze, balli e ancora in lontananza clangore di combattimento. A Marte iniziano a sanguinare gli occhi. Sente una presenza demoniaca. Samarte è un cavalcademoni. La sua classe, la sua corporazione è una corporazione di cacciatori demoni. Sente una presenza molto vicina. Dove? Voi siete legati come Shaddak. La Shaddak è la compagnia, ancora un'antica parola orchesca che vuol dire famiglia unita, perché siete riusciti a uscire insieme dalla torre, siete sopravvissuti alle prove insieme, quindi avete un certo legame. Per la prima volta vedete Samart che inizia a piangere sangue dagli occhi. Il suo comportamento sembra essere molto strano. A voi. Metto la mano sull'essa della mia spada. Dove? Dov'è? Sentite il clangore della spada che viene estratta per metà mentre si guarda attorno alla ricerca dei demoni. Lo sguardo passa oltre la folla, lui è alto, le ali si aprono e si solleva non di tanto, di un mezzo metro da terra, in modo da avere una visuale migliore. Dove sei? Peccia di un demone, fatti vedere. Poco prima che aprisse le ali, la Silente si è avvicinata all'angelo, per come lo vede lui, o lei, e allungando una mano verso quel sangue che gli esce dagli occhi, come se fosse una ferita da pulire o un bambino da consolare, tocca il sangue, se lo porta su questa mano quasi traslucida, e quando l'angelo apre le ali, le grandi ali, si alza di qualche centimetro, decina di centimetri da terra. Sapevo che ti dovevo seguire. Tu li senti. Tu li vedi. Giusto? Li percepisco, ma non lo vedo ancora. E quando lo vedrò, vedrò te. I colpi della mia spada. 70E avanza, si porta al fianco di Samart e un po' gonfiando le placche di metallo del suo petto, uno dei suoi artigli quasi si tramuta diventando una punta di lancia e si guarda un po' attorno e dopo aver osservato i volti di chi li circonda, si rivolge a Samart, fa: T70E non sanguina dagli occhi, ma colpisce meglio di una spada.
Indicami chi devo colpire e T-70E porterà giustizia sull'immondo. T-70E, mi fai una prova di costituzione? Costituzione è una caratteristica derivata che è sotto tenacia e potenza. Allora, ho mancato di due. Okay. Ho, nel senso, sì, due sotto la soglia. Ok, hai sbagliato di due o c'è riuscita di due? No, sono riuscito di due. Ok, la mano si trasforma nell'artiglio che vuoi tu. I T-70E appartiene alla stirpe dei biomech, sono delle sorte di androidi costruiti nell'epoca del dolore che hanno possibilità di mutare il loro corpo come acciaio organico. Mi trasformi uno dei tuoi arti in una sorta di lama e come i punteggi di una spada. Zetoblis. Zetoblis, dall'alto della sua struttura corporea da metà drago, non perde particolare tempo a cercare di capire esso dei discorsi dei suoi compagni. Quello che però la coglie, insomma, è che si avvicina a una minaccia. Quindi inarca il suo collo e i suoi occhi brillano per un momento di un colore misto tendente al bianco. Io vorrei guardarmi attorno e cercare di vedere se percepisco i colori della magia, che è una mia abilità propria particolare. Allora, mi fai una prova di mana? Ok. Dovrebbe essere passata di 9. Perfetto. Allora, Xetoblis appartiene a questa stirpe di creature drago. E siete tiresiadi, potete cambiare il vostro sesso quando e come volete. E praticamente sono molto legati al creato e hanno questa vista che gli permette di vedere le line della magia. Il creato stesso è permeato da queste linee di luce che appartengono praticamente a ogni tipologia di magia. Quindi tu riesci a vedere Samart, che ha un'aurea dorata molto intensa, che è la magia dell'ordomanzia, la magia quella legata all'ordine. Intorno alla Silente vedi un'aurea sul violaceo nero, che è la magia della morte, nigromanzia, perché è uno spettro. La Silente è uno spettro. Mentre T-70E ha un'aurea argentata molto forte, che è l'aurea della realtà. La realtà, la scienza, è una religione ed è anche un'energia mistica. E nella direzione in cui sta guardando Samart, vedi delle onde di magia stanno incrociando come se cadessero a tuffo e hanno un colore verde bronzeo. Sai riconoscere essere le line della magia del caos. Avete un punteggio di iniziativa fisso nel gioco e agirete sempre iniziativa come avete agito adesso, quindi qualsiasi azione prima sarà Samart, Silente, T-70E e alla fine Xetoblis. Potete autogestirvi oppure sono io che posso chiamarvi. Desiderate. Scusami, continua pure. Magia del caos davanti a noi. Io mi innalzo ancora più con le ali per riuscire a individuare questa persona, essere. Mi superi una prova di mana? Certo. Sbaglio di meno 5. Riuscita di 5 o sbagliato di 5? Sbagliato di 5. Okay. Senti la presenza qualcosa di demoniaco. I demoni appartengono al caos o alla mente, diciamo che è la passione, o alla morte. Non riesci però a capire in che direzione è, sei molto confuso. Davanti, dimmi dove, preciso, che la mia lama non aspetta altro che affondare in quelle carni. Io cerco proprio, roteo il collo con questo sguardo allucinato, però appunto ancora pregno di tutti questi colori che riesce a captare. Io appunto cerco di mettermi il più dritta possibile per cercare di individuare il punto preciso. Io riesco o c'è qualche, come dire, vedo solo le onde arrivare, ma c'è qualche ostacolo? Riesci a intravedere qualcosa, ma la Silente. Quando vedo che l'angelo si alza ancora di più, avendo ancora qualche goccia di sangue, del suo sangue degli occhi sul dito, provo ad assaporare qualcosa dopo secoli o anni, so quanto sia passato. Non riesci a sentire nessun sapore. Allungo le braccia verso l'alto. Trovalo,
Trovalo così che quella zozzura sparisca. Trovalo. Trovalo. Sei? Dove sei? Incomincio a camminare in avanti, come se non mi importasse delle persone che incontro. Sei tu? Sei tu quello che sta cercando? Sei tu? Mi infilo nella folla, cercando segni visibili di quello che l'angelo ha percepito. Mi fai una prova di mana anche tu? Fallito. Sono sopra il punteggio mio di 3. È malus di 3. Allora, gli Ushulpae, che è la stirpe dei non morti, tu sei una Lucrum, che sono gli spettri, hanno diverse caratteristiche, quella di non poter sentire i sapori, e hanno la vista trascendente. Cosa vuol dire? Che loro vedono tutto, di giorno come di notte, ma solo in tonalità di grigio. Perché nello stesso momento loro vedono il primo mondo, che è il mondo nostro reale, e il Vespro, che è il mondo dei morti. E hanno questa vista molto confusa. E questa vista è veramente molto confusa per te. Vedi proprio un accozzarsi di anime, ti muovono in mezzo ai viventi. E ti lascia i momenti praticamente di stordimento anche. Per questo non riesci a percepire bene le cose che hai intorno. Non puoi sentire i sapori perché tu ti nutri solo col rimorso, che è una sorta di energia vitale che hanno gli esseri viventi. Ah, tutto ciò che è carne, vivo, altro per te non è nulla. 70 E? Quando 70 E vede la Silente avanzare e... la Mart che si eleva ancora di qualche metro sopra la folla, un po' lascia questa posizione statuaria e inizia a avanzare anche lui. I suoi passi sono molto più pesanti, è come se fosse l'eco che la Silente non sta emettendo. Lei fluttua tra la gente, T-70 invece avanza di petto, quasi non li vede queste creature che stanno sotto la sua altezza. E facendosi spazio con le spalle, con le braccia, avanza, continua a camminare e si guarda un po' intorno, cercando qualcosa che lo colpisca, qualcosa che sia un po' fuori dal normale. Però non parla con le persone, questo un po' lo mette in difficoltà, questa folla, è un po' preso, diciamo, tutta questa calca. E un pensiero lo prende, dice: il 70 E teme che lui si nasconda tra questi inermi sacchi di carne. Devo spostarli. E con una mano ne sposta un paio di persone, quasi senza farci caso, come si scosterebbe una tenda entrando in una porta. Ti accorgi che le persone sono prese da una sorta di delirio. In molti non si accorgono neanche che tu li sposti. E c'è, come vi dicevo, c'è questa festa dei 100 culti, questa sorta di capodanno religioso. La folla si muove come una marea. Si spostano, si spingono, alcuni tra di loro combattono, altri innalzano lodi agli dei stonatissime, perché sono tanti, diversi, e inneggiano ai loro dei tutti insieme, in maniera anche convulsa, usando tutte le lingue che conoscono. I palazzi intorno a voi sono vecchi, decadenti, sembrano delle vecchie chiese gotiche, romaniche, anche stile indiano o cino-giapponese, cozzate una sull'altra, come se avessero costruito, se fossero state buttate da qualcuno per coprire questa strada, questa lunga strada del quartiere dei miracoli. Petoblis, che si era rialzata prima per guardare meglio, per cercare di capire, vede in una zona in cui la gente viene proprio spostata, come se ci fossero delle micro ondate di potere. In mezzo si vede una creatura che si sta crescendo, come se si stesse gonfiando, come se il karma che i seguaci gli stessero dando la stesse facendo diventare più forte, più potente. Se Toby si riesce a vedere questa armatura bronzea, rovinata, consumata, e dove ci sono degli spirali di spaccatura, dei piccoli tentacoli, e la creatura si alza la testa e vedi un elmo completamente liscio, ma da una parte spaccato. E dove via la spaccatura ci sono dei tentacoli che escono, verdastri, e in mano ha una spada, rossa e nera,
che ballugina di una luce verde e una voce roca e molto profonda si sente arrivare da quel luogo lì. Magog, unta i morti per il signore del caos. Oggi sarà la nostra festa dei 100 culti. Con la spada inizia a tranciare persone che sono sotto di lui. Vedete proprio la folla che inizia a allontanarsi, perdersi. Alcuni sono completamente inebriati da questo e molti si lanciano contro quest'avatar del caos a braccia aperte, urlando: Magog, prendimi, prendimi! L'avatar trancia, mangiando il karma di queste creature qua. Tamart vede completamente quella creatura. Comprendi, l'incarnazione del caos, la tua antitesi, demone incarnato in avatar divino. Gli occhi della mano si stringono intorno all'Elsa, diventando completamente biancastre. La spada, lo spadone di famiglia, Zelstakut, viene fatto scivolare fuori dal suo fodero, e nel momento in cui il demone si manifesta, si fa riconoscere. Tamart lo guarda, riprende il suo tempo, si alza ancora, poi fa: questa è la tua ultima festa dei 100 culti. E al che si lancia in picchiata verso il demone per colpirlo. Demone... senza aspettare i suoi compagni, cioè si butta in avanti. Perfetto. Il demone in forma di avatar non si aspetta comunque il tuo attacco, è impegnato a tranciare i fedeli, no? Per raccogliere karma. Quindi puoi attaccare come praticamente come se fosse un attacco fortuito, senza problemi. Era pure la tua offensiva, che è il punteggio di combattimento. Da quanto hai di offensiva? Offensiva base 3, è possibile? Sì, offensiva base. Ho 3 di offensiva base. Sta, sei primo livello. Ok, quindi meno 14. Meno 14. Avatar. Allora, arrivi contro con la spada. Vedi che l'avatar si gira. I tentacoli della parte sinistra della testa, vedi che ti puntano. E lo spadone dell'avatar si alza distinto. Devi al tuo colpo. Due armi si incoccano, una contro l'altra. Vieni leggermente lanciato indietro. I fedeli sotto vedi che guardano verso di te e iniziano a urlare con dei canti isterici. Silente. Vedo questo missile piumato che raggiunge l'avatar del caos. Il suo colpo viene respinto per un attimo, come se avessi ancora la capacità di respirare, come se trattenessi per un attimo il respiro. Poi la voglia e il disgusto per quello che sto vedendo, che ha attaccato l'essere piumato, prende il sopravvento. Sento questi canti, questi rumori intorno a noi, come se fossero fiamme che stanno bruciando il mio corpo. Mi giro in direzione delle prime creature che vedo che stanno intonando questi canti, e come se rotolassi giù da una montagna, arrivo sui loro corpi e con una mano: tu non devi più vedere, non devi più parlare. E allungo la mano verso la bocca del fedele per zittirlo e strappargli la lingua. Ok, mi fai un'offensiva, un attacco. Più 9, l'ho fallito di 9. Quindi malus di 9. Okay, io ho fatto un malus di 17. Essendo questo un fuoricast, proprio poi era preso con follo. Vedi che rimane fermo così. Hai la sua lingua tra le mani. Contrasto di potenza per strappargliela. Tua potenza contro la mia. Posso usare anche questa cosa che ho come arma, cioè il rimorso? Quel tocco particolare. Sì, puoi utilizzare il tocco del rimorso. E sì, praticamente gli succhi l'energia. Ok, tirami i danni di quanto risucchi.
Dovrebbe essere due dadi a 4 più 2. Mi fa vedere un attimo solo. 5 in totale. Vedi, praticamente prendi questa creatura qua, è un fuoricasta, è un popolano. Gli tocchi la bocca, noti che attivi il tuo rimorso, praticamente succhi le sue energie, le sue colpe. Il volto della creatura si fa magrissimo, la pelle diventa grigia, mentre cade l'indietro, ti rimane la sua lingua quasi mummificata in mano. Il corpo cade, sangue. Le persone intorno a te non sembrano non guardare neanche la scena, non accorgersi neanche di quello che sta succedendo. Stanno tutti guardando verso l'avatar di Magog urlando. Quando ho la lingua essiccata in mano, la guardo. Ora vai a cantare il tuo amore per lui. E lo lancio verso Magog. Farai la stessa fine! Stessa fine? 70? 70 avanza e con il suo braccio a forma di lama passa oltre la silente e si dirige quasi calpestando i corpi che erano stati macellati dal demone. Non si preoccupa di chi o cosa sta calpestando, chi o cosa sta spostando. Si porta di fianco a Samart, alza l'altra mano verso la folla che lo circonda, che urla, che inveisce contro di lui, e una luce che si forma dal petto si allunga lungo il braccio, si vede tra le placche di metallo, e in nomine minore veritas impulsus, e scatena quest'onda di energia per cercare di scacciare gli infedeli davanti. Okay. Stai elevando un incantesimo, hai detto la formula in latino giusta, quindi hai un bonus di uno sul tiro. Questa è una regola opzionale, ma la usiamo perché mi piace. Li tira pure sul mana, tu hai un mana di 10, devi calcolare come se avessi mana 11. Ho superato di 7. Bonus di 7, quindi? Sì. Benissimo, allora consumi 4 punti mistici e mi tiri i danni. Nove danni. Il tuo impulso, vedi che parte dal tuo braccio e colpisce al lato l'avatar, spostandolo leggermente. E la gira la testa verso di te, vedi i propri tentacoli che si muovono. Dove l'hai colpito, l'armatura si incrina e dei tentacoli escono anche da essa, insieme a una strana colata di un liquido verdastro. È quasi sembrato di sentire un urlo provenire dal buco, come se ci fosse una bocca. Setoblis. Vedendo che i miei compagni stanno ormai già ingaggiando, io cerco di farmi spazio sul lato per evitare di averli in traiettoria, mentre mi muovo relativamente rapida, anche se sto spostando il corpo di un drago, quindi sicuramente non, come dire, non discreta. Appena riesco a far capolino oltre il corpo metallico del mio compagno, rapidamente, in maniera gutturale, vado a pronunciare giusto appongo le mani e cerco di scaraventare questo impatto, questo incantesimo comunque danneggiante, verso la fonte di tutto questo caos, letteralmente. Prova di mana. Punteggio altissimo. Passato di 9. Perfetto. Tra pure i tuoi danni e togli 4 punti mistici dal tuo pool. Ok, 3 totali. Il tuo colpo scolpisce leggerissimamente il demone, che sembra non aver subito eccessivamente dal tuo impatto. Mentre si gira, rotea lo spadone, cerca di colpire Samart. Di proprio l'impatto dell'energia del caos che sta venendo contro di te, Samart. I tuoi occhi sanguinano ancora più fortemente e
Critico. Ho fatto uno. Ah, beh, posso sempre replicarti con un altro uno, no? In parata, c'è il critico, vince l'arduo la difesa. Ma non ce la faccio, faccio un 12 quindi. E tireremo sulla tabella dei colpi ardui, che c'è all'interno sia del manuale che dello schermo. Ho fatto un altro 1 quando non serviva. Quindi calcolando il mio bonus, ti faccio un più 3 i danni rispetto ai miei normali. Lui ti fa 17 danni. Ah, contando l'armatura e lo scudo? No, devi togliere la corazza tua, che sono 7. Ok. Quindi subisci 10 danni. È un discreto impatto, ti dà un bel colpo. Ti sposta proprio con il suo colpo. E mentre lo dà senti proprio il ruggito e anche la folla. Ormai si è fatto una sorta di capannello intorno a voi. Tutti i seguaci si sono spostati. Alcuni si sono buttati in mezzo nel combattimento, ma sono stati macellati dai colpi proprio e dei sacrifici fondamentalmente. Altri si sono spostati perché sembra che sia un combattimento proprio il bene contro il male, cioè il concetto l'ordine contro il caos. Ma nel mentre mi fate tutti una prova di sesto senso. Sesto senso è una caratteristica derivata che avete sotto il mana. Okay. Quando vedo che l'angelo comunque subisce un colpo, tutto il corpo della Silente diventa una maschera di dolore. Io ho fatto meno 2. Te ha fatto 7. Io meno di, cioè passata di 18, ho crittato con l'1. Va benissimo. Allora, gli altri siete abbastanza confusi dalle urla tutto il resto. E Toblis, noti che ci sono 4 figure femminili che si stanno avvicinando alle spalle del Magog incarnato, del demone che si è incarnato nell'avatar di Magog. Magog è il dio del caos, dell'ambizione. E si stanno muovendo nella direzione del demone molto lentamente, e tutte le persone che gli passano vicino, quando loro le sfiorano, le persone cadono a terra. Tamart. Sì, colpiscimi forte, più forte, con tutta la forza che hai in corpo, perché sono gli ultimi colpi che tirerai. Oggi è la tua fine. 2 orde di demoni sono morte sotto i colpi della mia spada, e tu non sarai da meno. E proverà di nuovo a colpirlo. Meno 9. Malus di 9. Vabbè, ho fatto... Mamma mia. Allora, il 20 praticamente viene chiamato il colpo ostile. È il peggio che puoi fare, essendo un regolamento under. In più devi tirare sull'effetto dei colpi ostili. Io ho fatto 10. Ho un malus di 5 proprio nel prossimo round. Quindi, sei entrato, non sono riuscito a pararti. Il mio prossimo round di combattimento avrò un malus di 5 sul tiro. Vai. E ti faccio i danni della spada, giusto? Sì, calcolando che un demone ha anche dei bonus legati alle tue abilità da qualche demone. È vero? Quindi avevo anche più 5 al tiro per colpire, in realtà. Bravissimo. Ok, quindi io ho i danni, ho più 5 danni e ho 3 di 8. Beh, 21 danni, diciamo che glieli rendo. Ok, vedi che lì subisce. È un bel colpo sul braccio che tiene l'arma, e vedi praticamente l'armatura che si squarcia completamente, una serie di tentacoli escono fuori e sembrano tenere i pezzi dell'armatura ancora uniti. Una collata di sangue verdastro scivola fuori e ti colpisce anche a te, vieni proprio lordato da quest'essere, e dai tentacoli senti come delle urla di dolore. Prevalga l'ordine. Silente. Vedendo l'angelo che risponde al colpo con una potenza inaudita, lo guardo come se fosse l'unica luce che c'è da secoli davanti ai miei occhi, e quasi inavvertitamente mi avvicino, trascinata da qualcosa che mi porta in avanti, e vedo questo tentacolo che si lamenta, e appena vedo il tentacolo sì, cerco di afferrarlo e di mangiarlo, come se volessi
strappargli la forza vitale per agevolare il mio comandante Angelo a questo punto. Allora, è una prova di offensiva. Essendo entrato anche tu in combattimento, siete in 2-1. Ogni volta che c'è una persona in più che combatte contro un altro gruppo, quindi in questo caso 2-1, hai un bonus di 5 all'offensiva. Quindi calcola la tua offensiva e hai un bonus di 5 per colpire. 5. Ho passato di 3. Bonus di 3. Io ho fatto 4, ce l'hai fatta. Colpisci il tentacolo. Non l'ho sentito. Lo afferro, me lo porto verso il corpo e usando tutto il corpo per afferrare il tentacolo mi spezzo in 3 parti cercando di assorbire da lui tutto il suo rimorso, masticando, sapendo di non sentire nessun sapore e avvolgendolo con tutto il corpo, cercando di spezzarglielo in qualche modo. Uso sempre quell'attacco di prima, quel potere di prima dei... Allora, l'attacco del rimorso puoi farlo una volta al giorno. Dopo sei nutrito e basta. Vado con danni. Non riesco a vedere, non mi ricordo, quindi... Penso 2 dadi da 4. Sempre 2 dadi da 4. Hai danni normali, sì. Utilizzi una sorta di bisturi. Okay, quindi mentre lo afferro cerco di tenere in mano questo bisturi e cerco di strappargli da dentro il tentacolo, cercando di far uscire quella che secondo me è la sua anima corrotta e malvagia. Sei danni. Perfetto. Vedi che proprio si ha tagliare per il lungo, perché inizia a scegliere del liquido verdastro, del licore, non sicuramente di questo mondo, e inizia a lordarti, a cadere. Torna a te. Quando sento questa cosa, con una mano ne prendo un po' e mi copro la faccia in modo tale che possa cercare di capire meglio che tipo di creatura immonda è, anche se questo non mi... Allora, dopo in questo lascio andare il tacco. In questo caso potresti fare una prova di reazione. Niente, cerchi di comprendere come azione gratuita qualcosa contro che stai cercando di capire. Mi fai una prova di mana? Superato di 5. Allora, praticamente ne avevi sentito parlare solo da un qualche esoterista nel tuo mondo principale, un occultista, e sembra una sorta di ectoplasma stramondo che abbia preso forma fisica. Ti ricorda quegli ectoplasmi che uscivano dalle bocche dei medium del tuo mondo reale, come se avesse preso forma carnale qualcosa di un altro mondo. Non hai una conoscenza maggiore perché tu comunque appartieni alla gilda dei mercanti, che non sono niente così preparati, però per capire che non è propriamente di questo mondo. Detto, T70E. Dopo che la Silente ha agito cercando di tagliuzzare questi tentacoli col suo bisturi, anche T70E si lancia, avanza al fianco di Samartis, che con la sua Samarte, col braccio che aveva precedentemente trasformato in una lama, cerca di pugnalare dove la corazza è stata danneggiata dal nostro angelo alato. Eppure hai sempre anche tu un bonus di 5 all'offensiva, perché state combattendo in 3 contro 1. Ho superato di 5. Perfetto. Dito di 2, prego. Hai 2 di 8 con la lama, con il braccio a lama. Danni. Quando 70E attacca con la sua lama, quasi senza trasparire alcuna tonalità greve, alcuna solennità, ma con un sussurro verso questi tentacoli, era la realtà
colpirà la tua carcassa. La realtà dice che tu ci hai perso. Cioè, penetrare una parte scoperta dall'armatura e vedi 4-5 tentacoli vengono tagliati dalla tua lama mentre entri dentro la carne. La carne sembra non avere una resistenza reale oltre l'armatura, come se fosse stata buttata tra l'armatura a sacco, cioè per riempirla, no? Senti quasi un brulicare intorno alla tua mano, come se degli insetti si muovessero. Zetoblis. Zetoblis è più preoccupata rispetto a queste figure che si sono appena manifestate ai suoi sensi, quindi si mette a correre chiudendo ad ampie falcate quella che è la distanza tra lei e tre donne che fanno svenire o peggio al tocco presenti. Nello spostarsi ovviamente spintona, sbatte a terra probabilmente sia curiosi che ovviamente complici, e cerco di arrivare ovviamente sul lato perché immagino che si stiano avvicinando da dietro, e in una maniera proprio rabbiosa facendo uscire tutta quella che è la metà bestia dentro di me, cerco di fare un rugito e di impaurirle. Quello che cerco di fare ovviamente è di utilizzare il mio sguardo del drago, ma in realtà proprio tutta la mia essenza, e cercare di farle allontanare, soprattutto che smettano di fare quello che... Ok, vai, prova. È una prova contrapposta di tenacia, sì. Ok, tira la tua, io tiro la mia. Io ho fatto meno 1, è fallita di 1. Ok. Fallita di 2. Ok, tu fai il tuo sguardo, vedi proprio che ti concentri, loro ti guardano per un attimo ma distolgono lo sguardo. Quello che riesci a vedere però, quando tu le osservi, hanno dei volti bianchi molto pallidi con delle strane venature rosse, e abiti un tempo probabilmente bianchi sono cosparsi di sangue come se l'avessero anche trasudato, e al collo hanno dei medaglioni con un simbolo. Mi fai una prova di mana sempre, o anche logica, scegli tu quello che ti preferisci. Ma penso andrò su mana, che faccio passo di 18. Ok, perfetto. Riconosci che è il simbolo del culto della vita, una sorta di fiammella circondata da un semiarco, però è completamente sporco di sangue e segnato come se qualcuno l'avesse distrutto. E quattro donne si avvicinano, i loro occhi sono neri, intensissimi, gli manca proprio la pupilla, e sanguinano come se il sangue non potesse più stare dentro il loro corpo. Queste venature sono uscite dalla carne, dai vostri mondi. Comunque non avete mai visto qualcosa, un seguace del culto della vita in questo modo, anzi sono di solito legati alla fertilità, alla pace, alla luce, mentre sembrano essere completamente corrotti. Come vi stavo dicendo, arrivano dietro l'avatar, che si gira distinto per guardarle, e tutte insieme alzano la mano verso di lui. Dalla mano vedete che sembrano uscire dei leggeri tentacoli rossi, stranissimi. L'avatar vedete che si muove per allontanarsi, come se avesse veramente avuto una sorta di paura. Mentre si allontana vedete che gli cadono dei pezzi d'armatura, anche dei tentacoli marciscono e cadono, e il suo karma, Stetoblis, che è lo sguardo, che riesce a vederlo, sembra come se le quattro donne lo assorbissero, come se lo stessero consumando. Vedete che l'armatura diventa quasi arrugginita, inizia a crollare, quelli che erano i tentacoli sembrano insetti brulicanti che cadono e si lasciano andare in tutte le direzioni. Le donne chiudono gli occhi e hanno una sensazione come se stessero assorbendo un potere incredibile. Tutti gli altri fedeli intorno vedete cadono in ginocchio svenuti, guardano verso di voi, sguardo perso. Tamart, i tuoi occhi smettono di piangere. Tamart le fissa con una rabbia che i suoi compagni non hanno mai visto. Come avete osato? È la mia preda, destinato alla mia lama. Chi siete voi? Chi siete? Silente? Da prima, quando
ho visto che l'avatar si era distrutto in tanti insetti. Per la prima volta avete sentito la Silente ridere. Rideva prima... E poi appena l'angelo ha parlato. Quello che voleva. Voi avete tolto la preda. Cosa siete? Che cosa volete? E lentamente alzo un braccio verso l'angelo per vedere se riesco a toccare il suo piede. Lui si è abbassato, quindi riesce a toccarlo tranquillamente. Quando arrivo a contatto col piede dell'angelo, voi non siete degni di stare al suo cospetto. Il sangue, il simbolo che dentro di voi c'è bontà. Vero? Vero? 70? 70 osserva quasi con superficialità la creatura vanire, mentre l'armatura cade a terra. Una sorta di calma, riporta il braccio lungo il fianco, poi si volta prima verso la Marte, poi verso le quattro donne che sono giunte. Con un cenno del capo, la realtà era giusta, 70 aveva previsto. Voi non avete fatto questo dal suo destino. Era già stato scelto. Vitoblis? Io mi avvicino con fare a dir poco rettile, molto, molto sinuoso, e quello che faccio principalmente in realtà è squadrarle, cercare di capire cosa siano, nel mentre io con tono culturale stringato. E qui della vita in quella maniera dati. Allora, all'interno della festa dei 100 culti, in una strada principale, il quartiere dei Miracoli. Ma durante questa festa le avatar degli dei si incarnano e combattono tra loro in forma di avatar o di fedeli. Avete appena visto l'avatar di Magog, del dio del caos, incorporarsi e cadere quasi in cenere, davanti a quattro vestali del culto della vita, ma completamente sporche di sangue, volto deforme. Sono quattro donne molto belle, una ha i capelli rossi molto lunghi, ma questi occhi completamente neri, che non sono caratteristici delle loro stirpi, sono umane, mezz'elfe. E i loro corpi sono pieni di queste radici rosse. Sembrano, se Toblis hai la certezza, che sono nutriti del karma dell'avatar, l'hanno consumato. Guardano verso di voi, muovono le teste come tutte all'unisono. I loro corpi sembrano essere come galleggiare nell'acqua. Giungerà la schiera. Essa sta già osservando. Ha bisogno di nutrirsi. Poi si girano di scatto, i loro movimenti sono tra lo scattoso e l'elegante, e il perdersi, come se non fossero nient'altro che burattini nelle mani di qualcun altro. Si girano, iniziano ad andare in una direzione, circa nord-est da dove siete voi adesso, molto lenti, e chiunque gli passi di fianco lo toccano, e vedendo queste specie di tentacolini, di peduncoli rossi che scivolano sulle persone, e le persone cadono a terra svenute. Cercando qualcosa. Cosa volete fare, Shadak? Io guardo il resto della Shadak. Giungerà una schiera. Demoni? Angeli? Seguiamo? Qualunque sia la tua parola,
A te, Defi. La luce precede Samart e lo guida. Tu, sciocca creatura di 70, ti osserva aberrazione. Segui l'angelo e forse un giorno 70 ti insegnerà, vero credo che porterà la luce. Allora Samart rinfodera l'arma e si avvia dietro alle vestali, seguendo quella che è un percorso facile, visto che c'è solo gente svenuta. Esatto. Allora, bene o male sì, vedete che siete a una certa distanza, diciamo massimo una cinquantina di metri. Potete vedere queste vestali che, mentre si muovono, assorbono il karma delle persone. E notate che a un certo punto si scontrano contro un'altra creatura che sembra essere anch'essa un avatar. È una sorta di uomo albero molto grande, può essere definito un ant come entità, con intorno dei baccanti con dei frutti che stanno ballando intorno a quest'albero. Quando si muovono, l'albero vedete che le vede come se all'ultimo momento si accorgesse di loro, e si muovono intorno a lui come se volessero ballare. L'albero inizia a nigiare, sentite in lontananza questo ruggito legato al gutturale suono di questa creatura di legno. Gradum, Gradum è il dio della terra, ballate per avere i suoi frutti. E anche esso, nel momento in cui viene toccato dalle vestali, crolla a terra consumandosi, si spaccano i pezzi di corteccia e si vede il corpo di un vecchio, un nano probabilmente, con una tunica verde, che era il sacerdote che aveva incarnato l'avatar, si era trasformato nell'avatar di questo dio, che è consumato. Le vestali proseguono dopo che hanno consumato anche lui e i suoi fedeli, e ancora voi li seguite. Sembrano essere molto temute alle persone, anche se non si accorgono di loro fino a che non è troppo tardi. E a un certo punto le vedete scomparire in un vicolo, dietro due pagode accasciate una sull'altra, proprio che si scontrano, e di due palazzi molto vecchi. Cosa fate? Quando scompaiono, quando girano l'angolo per andare nel vicolo, Samart alza lo scudo in modo da proteggersi dietro l'angolo dovesse esserci un agguato, e rimette mano alla spada. Andiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Guardo dove l'angelo è ferito e, tirando fuori in fretta tutti i componenti che mi servono per rattoppare delle ferite così sacre, incomincio a pulirle e a bendarle in modo tale che possa essere sempre al meglio. Mi avvicino tantissimo alla sua pelle, come se cercassi in qualche modo di sentirne l'odore o quasi assaporarlo, ma nulla arriva dentro la sirena. Questo fa scattare un po' di rabbia, un po' di rimorso per quello che ha lasciato dietro di sé, cioè il suo corpo. Poi, con la perizia però di quello che è sempre stato abile nelle sue mani, cerco di applicargli delle bende per guarirlo in qualche modo dalla ferita che gli ha fatto la creatura demonia. Mi fai una prova di logica? Vedete intanto nervi, cioè, tutti i muscoli di Samart che si tendono, come se questo contatto, per quanto è già successo in passato, lo metta sempre a disagio. Vedete anche una lacrima di sudore che gli imperla la fronte, cosa che non era avvenuta durante il combattimento, ma succede adesso mentre viene curato. Come se quella figura della Silente lo mettesse veramente tanto a disagio. Mi fai una prova di psiche, Samart? È una caratteristica sotto la logica. Sì? Io ho fallito di 5. Ok, fallito di 5 vuol dire che lo curi il minimale, fai Samart si è stato curato di 2 punti. Di 9 sì, che sbaglio di meno 7. Ok, allora praticamente adesso hai un malus di 3 per qualche minuto, un malus di 3 sotto le prove, sei in uno stato confusionale per quello che è successo dato le tue idiosincrasie. Sei un po' nervoso. T70 vuol fare qualcosa? Siete all'angolo del vicolo dove sono scomparse le vestali.
Santa vede questa scena. Art, la Silente si fermano tante. Lui quasi non calcola questo stop dei suoi compagni, ma fa due passi in più e supera l'angolo, piazzandosi come una statua davanti a questo vicolo tra queste due pagode appoggiate l'una all'altra, e osserva l'oscurità cercando un movimento, come se avesse perduto quel qualcosa che avevano davanti, che lo guidava. Lo cerca come segugio senza il padrone. Questo vicolo, rispetto a tutte le altre strade del quartiere dei Miracoli, è praticamente vuoto. I palazzi sono così alti e così appoggiati tra loro, qui c'è solo buio, solo tenebra. E tu, come biomech, dovresti avere l'infravisione, okay? Quindi vedi praticamente le fonti di calore, e non ti sembra di vedere nessuna fonte di calore, a parte qualche mendicante negli angoli che si sta facendo su, cioè proprio non è assolutamente qualcosa che si è mosso da poco tempo, qualche ratto dei vicoli, qualche animale. E il vicolo sembra arrivare a un vicolo cieco, a un muro in fondo. E tanta E non vede quattro figure, vede nulla. Muro fondo che forse i 70 e può aprire, e rimane fermo. Aspetta, che ok, Toblis. Io raggiungo il mech da dietro, lascio la Silente e l'angelo fare qualunque cosa stiano facendo, è abbastanza inquietata. Sente la voce meccanica del compagno, e quindi gli sguscia di lato, e dalla sua mano artigliata scaturisce come una luce, e appunto uso l'incantesimo e cerco di, adesso io non sparo proprio un raggio, immagino che sia più una sorta di una sfera, esatto, 7 metri di luce nel raggio, e devi superare una prova di mana per lanciarla. Va bene, la faccio. Superata di 6. Sumi 4 punti mistici e c'è una luce che per 7 metri di raggio si illumina. Vedi uno dei mendicanti all'angolo, proprio che è illuminato dalla luce, che sembra essere molto stordito. Gli abiti sono di un bianco molto intenso, rovinati, e anche lui riconosce il simbolo della vita. Però non è messo male come quello degli altri, però vedi che sembra un disperato, anche se gli abiti sono abiti talari, sembra un sacerdote, ma è in uno stato veramente di disperazione. Ok, mi avvicino a lui, mi chino, lo sbrasto comunque anche se sono niente in ginocchio, e con gli artigli provo ad allungarli proprio per prendere i taglioni. Ok, fai un sesto senso, caratteristica sotto il mana. Ho passato 13. Ok, ti accorgi che lui di colpo muove la mano e cerca di prendertela. Puoi reagire. Beh, in realtà, cioè, cerca di prendere proprio di entrare in contatto con me. Fermarti la mano mentre stai per prendere il medaglione. Non reagisco. Fermo la mano, lo guardo respirando in maniera inquietante, fissandolo. Allora, vedi, il suo volto è molto rovinato, consumato, come se avesse subito una qualche maledizione, una malattia. È un satiro, molto allungato, due piccoli cornini, i capelli sono a chiazze, vestito con questa tunica bianca tipo monaco talare, con questo medaglione della vita un po' rovinato, e ti guarda allucinato. Non le ho viste cambiare, erano delle sante, sante donne, vestali di Ishtar. Poi non so cosa sia successo, il tempio è andato perduto e loro corrotte. Consumano tutto, consumano,
aiutateci per la gloria della vita, per la santa Ishtar, aiutateci, vi prego. Sono andate. Compaiono e riappaiono. Io ho visto vicino tempio Vant. Io le ho viste lì l'ultima volta. Quando l'hai vista? Poche ore fa. Ho provato a parlargli. Hanno consumato in me ogni karma. Io non ho più forze spirituali. Sono consumato. È una cosa che corrisponde a quello che percepì. Mi sembra svuotato. Sì, le sue energie, le sue line della vita sono bassissime. E essendo un sacerdote dovrebbe comunque averne più di una creatura normale. Mi giro verso il mech. Dice di non averle viste. Dobbiamo provare ad andare fino in piccolo. Dov'è l'angelo? È ripreso? Sì, l'angelo si è ripreso. Dove sono? Dove sono finite? Dico svoltando l'angolo. Vedo che stanno parlando con qualcuno. Le ha viste? Dice di no. Dice che scompaiono e riappaiono come vogliono. Viene che non siano entrate qui. Poi faccio muovere la sfera comunque più all'interno del vicolo. Possiamo esplorarlo tutto, però se hanno un tale potere. E sempre sta sempre leggermente sopra la tua mano. Ah, ok. Tu sei l'epicentro. Lo muovo con le dita, un po' alla come farebbe un giocatore di basket. Però, lo muovo verso l'interno, esatto. E ruotandolo sulle dita possiamo provare ad arrivare in fondo, però se hanno un tale potere. Tra l'altro un tale potere mi risulta comunque coerente o è qualcosa di completamente al di fuori? Non conosci nessun potere virtualmente che consuma il karma degli altri. Il karma è l'energia che tu prendi per dare agli dèi. I maghi utilizzano il potere del nexus interiore, che è una cosa particolare. Però il karma, quando io prego un dio, il potere va a questo dio. Può prenderlo qualcun altro. È una cosa che è fuori dagli schemi dell'ordine naturale delle cose. Ovviamente commento nel mentre ci penso. Ma qui appunto adesso, la linearità, il flusso, le line sono in qualche modo come dire, hanno una, assolutamente il termine, cioè sono normali, sono lineari, perché mi sembra comunque di noti che sono molto deboli tranne la line dell'acqua. L'elemento naturale dell'acqua ha una line forte, le altre sono tutte molto molto deboli, come se qualcuno le convergesse su se stesso. Acqua no. Esistono 14 line principali, esistono nell'ambientazione 7 elementi naturali che sono acqua, fuoco, aria, terra, ghiaccio, pietra e vuoto, 7 elementi astrali. Gli elementi naturali sono in ogni cosa, gli elementi astrali sono praticamente principali e sono la mente, che sono i sogni, la realtà, la concretezza, la vita, la morte, il caos, l'ordine e il tempo. Diciamo che ogni cosa è formata dai 7 elementi naturali e da uno o due elementi astrali di solito. Tu vedi tutte le 14 line e noti che sono tutte fragilissime, debolissime, tranne quella dell'acqua. Sembrerebbe che le entità, qualunque cosa siano diventate, rapino il tessuto magico, fatta eccezione di quello. Acqua, dici? Ma i simboli che portavano al petto erano quelli della vita, per quanto sfregiati. Perché l'acqua? Cosa c'entra l'acqua? Che io sappia, invece di vampirismo magico che applicano, non c'entra né con la magia della vita né con altro. Probabilmente cosa mi nascondi, Magnum? Cosa mi nascondi? Perché l'acqua? Vedendo l'angelo che va dentro al vicolo,
dopo un po' che ero rimasta incantata a guardare dove si trovava pochi istanti prima, lo seguo, come se ancora lo vedessi lì. Ed è sempre come se io vedessi qualche istante dopo i passi. Quando arrivo di fianco a quella cosa che con cui stanno parlando e sento questa cosa di che parlano di acqua, anche se la mia mente è lontana, l'acqua però mi fa cadere e affogare per un attimo in qualche ricordo. L'acqua la usavamo per pulire le ferite. Serviva tanta acqua. È servita tanta acqua. Tanta. Quelle donne bianche stanno nell'acqua, puliscono le ferite. Cosa dobbiamo fare, Angelo? Dimmi una parola e sarò, se vuoi, sarò anche la tua acqua. Adesso le troviamo. Qualcuno saprà dove dimorano, dove trovarle. Mi avvicino al sacerdote che sta a terra e, mettendo la mano al borsello, gli allungo una moneta. Rinfocillati, trova nel cibo qualcosa per invigorirti, un posto dove dormire al sicuro, perché oggi non è sicuro se ti trovano sacerdoti della morte tra la tua ultima notte. Tu ultima sai dove possiamo trovarle? Beh, nel senso, so che gliel'ha detto, però a noi non l'ha riferito, quindi no, ha detto e ha visto, ha detto che arriva. Grazie. Io non so cosa sia successo alle vestali. Erano delle sante tra le sante. Le ho viste fino al tempio di Vant. Tempio di Vant. Le ha viste ore fa, le abbiamo viste l'ultima volta noi. Vant, massima idea della vita. Vantiti vedono il momento della morte di ogni creatura. E partiamo da lì, cerchiamole là. Cercatele, ma state attenti. Consumano vostra fede. Lasciano vuoti. Mia fede è infinita, non possono consumarla. A me è successo. Sento un vuoto incredibile. Sento Ishtar lontana. So come fare. Senza la fede io non sono niente. Tant'è si avvicina, lo prende quasi per la veste e lo rimette in piedi, come se lo trattasse come se si rimette in piedi un attrezzo, uno strumento. Molto fragile, quando lo tiri su vedi proprio che lui non ha le forze per stare in piedi. Lo tiene un pochino, lo fissa e fa i 70 e troverà 4 donne che tu cerchi. Ora rifocillati con l'acqua e lo sposta verso la pozza, lasciando andare poi come se si aspettasse che lì dove l'ha messo lui restasse in piedi, e lo fa cadere a terra. Rolla in mezzo all'acqua sporcandosi la veste e annaspando e sembra, cioè, non sembra essere così tanto vecchio, ma non ha, ha la forza di un vecchio, cioè vedi proprio che non riesce. Poi si gira senza minimamente preoccuparsi di quello che ha fatto e esce dal vicolo cercando un po' di trovare questo tempio che gli è stato indicato dall'uomo. Vecchio rimane in un angolo, cioè lì in mezzo alla pozza, a piangere. La macchina. Io mi rimuovo verso l'uomo, lo tiro su. Io cerco di, adesso io non credo per come rinfondere il arma o qualsiasi altra cosa, però provo a curarlo, comunque a rinvigorirlo. Sto proprio cura per cercare di farlo sentire meglio. Bene, prova di mana.
durata di 7. 4 punti. E vedi che curi alcune sue scoriazioni. La tua mano si illumina di una luce bianca intensa e alcune scoriazioni si curano. E guarda con uno sguardo riconoscente. Grazie. Che se le mie ferite sono legate all'anima, ricorderò di te e cerca di accarezzarti il volto. Come, può, come un drago può essere affine a questo genere di cose. L'ho appena salvato, non posso mozzicarlo di nuovo, quindi. Se dovessimo trovare la fonte di quel potere e in grado di scoprirne i segreti, potremmo di curare anche il resto. Potremmo di risolvere questa cosa contro natura e causa di tutta la tua sofferenza. Adesso lasciami andare. Risposta. Allora, cosa fate, Shadak? Andiamo al tempio. Dov'è? Guardo il tizio, appunto, guardo il tizio e faccio: indicaci la via del tempio. Durante la festa dei 100 culti, distretto della vita del quartiere dei miracoli, è quello più pericoloso, perché molti attaccano il nostro culto, perché è un culto pace. Dovete uscire da questa via, la via principale dei fiori, arrivare alla piazza dei miracoli, seguire la via della vita, ma è molto pericoloso, state attenti. Pericoloso, pericoloso per voi della vita, non sapete reagire alle avversità. I nostri mitriani combattono, siamo pochi. Pochi. Andiamo? Muoviamoci. Sì. Sì. Abbiamo già perso troppo tempo. Sì, andiamo. Sparire. Andiamo a sparire. Andiamo a sparire. Muovete all'interno della via principale e vedete che sono parecchi scontri. Avete proprio l'impatto di un gruppo di seguaci del fuoco, gli annichilitori di Surtur. Gli annichilitori di Surtur che si schiantano contro degli Ennyar di Wotan, il culto della pietra. Anche se non sono elementi opposti, la pietra e il fuoco sono nemici da millenni. E il combattimento praticamente occupa quasi tutta la via, mentre molti di altri culti si spostano per non essere praticamente coinvolti in questa lotta. Sono guerrieri formidabili, vedete proprio di uno scontro molto molto epico. Sono guidati essi da due avatar. Uno sembra essere un elementale fiammeggiante con una grossa ascia a due mani, mentre l'altro è un vecchio con una lancia e due corvi che si lanciano contro l'avatar per combattere. Superate, cercando di non farvi coinvolgere da questo scontro, e arrivate al centro della piazza dei miracoli. È una piazza lunghissima, sarà lunga 300-400 metri, e in alcuni punti si vedono proprio degli scontri, mentre ci sono delle statue che vengono portate a spalle da gruppi di persone che si schiantano uno contro l'altro. Mentre in alcuni punti si vedono proprio angeli che assurgono verso il cielo o fulmini che cadono contro gruppi di persone. Gli scontri sono sempre tra culti opposti, principalmente, o culti che hanno delle inimicizie secolari, e in alcune zone i culti sono così carichi che si schiantano vicino agli altri e partono delle diatribe, delle guerre tra culti differenti. Perché l'importante sia solo colpire, distruggere, uccidere per la gloria degli dèi. È cambiato molto nei millenni questa festa, che doveva essere solo una grande celebrazione della fede. Quello che vedete è distruzione e violenza per alzare il karma dei propri dèi. Il cielo vedete che è plumbeo, e in alcuni tratti ci sono delle nuvole che esplodono in luci rosse, blu, gialle, come se gli dèi stessero guardando e fossero testimoni di quello che succede. Superate la piazza, arrivate alla via della vita. Notate che proprio davanti alla via della vita c'è una guarnigione, guerrieri in armature ossee, delle lance fatte proprio da ossa e lame nere che brillano di una luce violacea. Si stanno preparando per assaltare la via della vita. Legioni portano il simbolo della morte, questo simbolo qua, sorta di coppa da cui scaturisce del sangue, e davanti a loro vi è un centauro d'ossa, un corpo sempre anch'esso di ossa, una grossa armatura, una testa di teschio con delle lunghe corna e degli occhi che brillano di una luce viola. In mano una bilancia, nell'altra un'ascia.
sembra essere benedetto dalla forza dell'avatar di un dio della morte. Per questa legione di cavalieri della morte lo inizia a seguire. Sentono delle voci spettrali, dei canti gregoriani molto pesanti che sembrano provenire dall'oltretomba, mentre questi esseri iniziano a camminare in questa via. Fateci attacco. Non è una guerra che ci compete, questa. Dobbiamo trovare il modo di aggirarla e di arrivare in fondo a questa via. Avrà un accesso laterale, no? Una guerra che ci compete. Dobbiamo trovare un modo per superare questo posto. Avrà un accesso laterale, no? È una guerra che ci compete. Dobbiamo superare. Avrà un accesso laterale, no? I 70 e... dice che è una cosa che ci compete, ma T-70E usa la logica e T-70E conosce la logica e la logica dice che è uno scontro che non possiamo vincere in questo momento. T-70E porta pazienza, ma passiamo da un'altra parte. È una guerra che ci compete. Dobbiamo trovare. Ci sarà una strada, no? Andiamoci, cerchiamo una parallela, basta, cioè... Sicuramente non possiamo affrontarli. Però se quelli lì stanno andando dove stiamo andando noi, non abbiamo neanche tanto tempo da perdere. Che sono strade parallele? Allora, la piazza dei Miracoli è una piazza circolare. Ci sono 14 strade a raggiera, più la quindicesima che è la via dei Miracoli. Ogni strada ha dei simboli sopra che riuscite a riconoscere come dei simboli legati agli elementi. Quindi c'è la strada della vita e dalla parte opposta quella della morte. Dalla strada dell'ordine, dalla parte opposta quella del caos. Così, ogni strada è legata a un culto. Quindi ci si arriva soltanto attraverso questa strada, non c'è un modo per arrivarci lateralmente? Ci sono, o entrando nei palazzi, o passando sopra i palazzi, o non so se avete altre idee. Quando loro dicono una via laterale, finente T-70E prende alla lettera questa questione della via laterale, si gira verso la prima porta alla sua destra, avanza con passo deciso, mette avanti la mano e cerca di sfondare la porta con un pugno per passare lateralmente. Okay, fammi una prova di potenza. Le case in questo quartiere sono abbastanza derelitte, è un quartiere in alcuni punti abbandonato, il quartiere dei Miracoli. È un quartiere in cui vengono portati i sacerdoti, i dei che giungono in Babilonia, quindi appena giunti hanno pochissimo karma, c'è gente abbastanza disperata in questo quartiere, quindi non è che siano delle costruzioni incredibili. Nella prova di potenza cosa hai fatto? L'ho superato di 7. Okay, la porta che va giù, boom, crack. Io ho una domanda che vale un pelo prima di quando lui arriva a buttare giù la porta. Io ho questo incantesimo che si chiama silenzio, ma è una roba del tipo che ti impedisco di tirar fuori la voce dalla gola o... Posso dare al nostro amico rullo compressore un po' di attutimento del rumore? I blocchi proprio la voce. Ah, vabbè, niente allora. Io lo La porta va giù, però calcolate che c'è una guerra religiosa in atto. Cioè io uno lo guardo, io lo guardo e gli dico, ma non la prima porta che siamo ancora a livello dello scontro. La puoi usare quella logica che ti ritrovi? 10 case più in giù e poi andiamo dentro. Questa porta ormai è andata, pazienza, ne tireremo giù un'altra. E vi faccio segno di seguirmi e mi sposto più in giù in modo da non arrivare in mezzo allo scontro. Tu prendimi gli occhi. Da dentro la casa si guarda un po' attorno, poi torna indietro raccogliendo la porta e la appoggia dove c'era prima, quasi cercando di raddrizzarla dopo che le assi centrali sono state aperte dalla sua mano. Si gira e segue nuovamente l'angelo, pronto eventualmente ad abbattere altre porte. Questa è la porta da abbattere, e ne indico una a caso, un bel po' più in giù nella via, in modo da essere dietro lo schieramento della vita, se possibile. La realtà dice a T-70E che non c'è una porta, e cammina dritto attraversando, cercando di attraversare l'asse di legno, senza spingerla questa volta. Allora, fammi un'altra prova di potenza. L'ho superata di qua. La porta non c'è più perché è passato attraverso. È tirato giù e ti trovi praticamente in una stanza semi-abbandonata di un palazzo abbandonato. Nessuno
da ripagare per aver distrutto la porta. Avanti. E cerca di seguire le porte. I muri esistono. So che quella porta non l'hai vista, però i muri esistono. Quindi, se puoi, apri le porte e non aprire. Grazie. Allora, quindi dirige l'azione T70 e mi fai una parola di logica? Non l'ho tirato. Ok. Ho superata di... No, il primo. Superata di 4. Perfetto. Allora, inizia a muoverti all'interno di questi palazzi abbandonati che sono accasciati uno sull'altro, cercando di muoverti dalle porte, tenendo una linea di ragionamento, comunque tu sei una creatura abbastanza logica, e superi tutto ad arrivare a quello che è l'entrata che butta su un vicolo. E secondo i tuoi calcoli dovresti essere vicino al distretto della vita. Ok, quindi mi trovo davanti l'ultima porta o sono già nel... No, sei l'ultima porta, cioè non hai ancora passato. Tu, secondo i tuoi calcoli, uscendo da questa porta sei nel distretto della vita. Lui si ferma un attimo, con la mano appoggiata al legno, e un po' non riesce a sentire molto bene quello che arriva da oltre la porta. Per il suo udito non è particolarmente sviluppato, anzi forse ha accusato un po' i danni durante il suo periodo di sepoltura. Ma... come se cercasse di andare più cauto, questa volta spinge la porta come una pressa idraulica che non può essere fermata, ma lo fa lentamente. No, fai una prova di potenza perché la porta è chiusa. Superata di 15. Non è più chiusa. Il grimaldello si spacca, la serratura proprio si viene forzata e la porta si apre con un grosso cigolio, molto vecchia come porta. E il 70E ha trovato il vicolo e avanza uscendo dalla porta senza preoccuparsi molto di quello che potrebbe incontrare, perché è fermo nella logica che quel vicolo è quello giusto. Ok, gruppo Shaddak, cosa fate? Io mi infilo alle spalle. Silente. Io per tutto il tempo mi sono coperta gli occhi con le mani traslucide e appoggiandomi in avanti il più possibile verso l'angelo ho seguito i suoi passi come se fosse una camminata della fede, quindi evitando di guardare tutti gli altri avatar delle divinità, guardare tutto lo scontro, non mi interessava, perché l'unica cosa che mi traina in avanti sono le ali piumate e la potenza di questo angelo a cui mi sono ormai affiliato. Quando arriviamo davanti all'ultima porta, da cui la corazza che brilla di un potere quasi simile alla perfezione di quello che potrebbe essere il corpo perfetto che non ha bisogno di riparazioni e quindi non ha bisogno delle mie abilità, incomincio ad avvicinarmi alla porta cercando di guardare fuori, ma guardando per la prima volta in modo interessato la corazza. Tu poi torna indietro, dietro l'angelo, coprendosi la testa con le mani e rinchiudendosi come se avesse parlato a sproposito. Toblis? Io in realtà gli lascio andare un po' avanti, io faccio luce, però non cerco di spintonare per illuminare davanti alla pressa demovente, semplicemente la luce è più a mio uso. E io quello che cerco di fare è cercare di capire se abbiamo superato lo schieramento. Cioè, se cerco di percepire, ovviamente non so quanti e chi possano essere gli utilizzatori all'interno di tale della magia e all'interno degli schieramenti, però cerco di affinare un attimo i sensi, anche quelli diciamo canonici, per cercare di capire se abbiamo superato la zona critica, ecco. Mi fai una prova di sesto senso? È sotto il mana sempre. È superata di 4. Ok. E mentre ti cerchi di concentrarti, sei ancora dentro la stanza, ti sembra di percepire una presenza, qualcuno, un angolo della stanza nascosto dietro un finto armadio. Proprio l'anta che si apriva leggermente, tu con la luce hai percepito. Beh, mi ovviamente sempre con
cambiando rapidamente passo, mi avvicino. Gli altri li degno giusto di un aspettate, e mi avvicino facendo lui. Ok. Sono intenzionata a capire cosa c'è all'interno. Va bene. Samart, fai qualcosa? Aspettate cosa? Chi? Perché? C'è qualcuno qua, Angelo. Faccio un passo indietro e mi guardo attorno per cercare di capire se c'è qualcuno. Esci fuori, essere, se ci sei davvero. Oh, non c'è nessuno! Allo? È chiuso nell'armadio? Sì, la voce proveniva dall'armadio. Io provo ad aprire, a strattonarlo. Cioè, comunque, ma per quanto non sia la mia classe, immagino che un mezza drago di 2,20 metri riesca. Apri la porta e vedi che c'è un mucchio di stracci. E qualcosa si muove sotto il mucchio di stracci. E sentite una voce che dice: mio buon signore, non c'è nessuno qua! Non c'è nessuno, chiudete! Con tutta la velocità che posso avere per cercare di capire quale possa essere il pericolo, mi avvicino a un centimetro dall'apertura dell'armadio, con gli occhi sgranati. Vi prego, lasciatelo stare, vi prego! Non è niente. Lasciatelo, non ci interessa. Non è affar nostro. Torniamo ai nostri affari. Fai una prova di logica silente, che sei un medico. Qua si lega l'abilità medicina che è antropologia anche. L'ho fallita di 10. Un umanoide. Sei un po' confusa, non riesci a comprendere oltre. Torniamo ai nostri affari. I nostri affari. 70, cosa fai? I 70 è rimasto sulla porta, un po' nel vicolo, è iniziato a guardarsi attorno, quasi non ha avvertito il richiamo dell'aspettare, e osserva prima a destra e poi a sinistra, cercando di capire se effettivamente sono nel punto dove lui voleva arrivare. Allora sì, siete nel punto dove volevi arrivare tu. Hai comunque un punteggio di logica che ti permette di capire determinate cose senza dover fare delle prove. L'avanzata dei non morti della legione della morte dei seguaci è indietro, l'avete superata, siete stati molto più veloci di loro, e praticamente ti trovi in un punto abbastanza avanzato del distretto della vita. Quello che tu vedi però è che è vuoto, desolato, non c'è nessuno, niente, dovrebbero esserci seguaci della vita, sacerdoti della vita, e andando avanti probabilmente ci sono dei templi che vedi che sembrano essere mezzo abbandonati. Diciamo che a destra c'è, prosegue il distretto verso i templi, a sinistra sta avanzando l'armata della morte. Ok. Quello che fa Samart, se gli altri si spostano, è allungare una mano verso questi cumulo di stracci e stringerla per prenderla dal bavero o dal culletto e dirgli: guidaci verso il tempio di Vart e verrai ricompensato. Su, vedi che in mezzo ai stracci vanno giù e ti rimane in mano, praticamente questa creatura qua ha un volto abbastanza allungato, di un colore rosso, rossiccio, una codina, scende da sotto e due piccole zampette davanti. E riconosci essere un Lurgas. I Lurgas sono degli uomini topo, una stirpe abbastanza subdola. E ti guarda e fa: vi prego, non fatemi del male, io farò tutto quello che voi volete, vi prego, vi prego. I nostri affari. Io dico: guidaci al tempio di Vard, adesso. È molto pericoloso durante la festa dei 100 culti. Posso spuntare lentamente il bisturi dalla mano? Io penso che posso portarvi, sì, assolutamente, io sono sogno della mia vita accompagnarvi al tempio di Vant. Sai? E lungo la strada, non dei vicoli, non seguirò mai un Lurgas all'interno di un vicolo. Ti conviene passare sotto? No! Sotto le fogne, nessuno viene a cercarci, questi combattono tutti sopra! Quando imparavo come ricucire
il dentro delle persone. Avevo tanti piccoli come te. Tutto quello che volete mi pagano, fatemi del male. Sono un vigliacco, io sono un vigliacco. Sono sopravvissuto perché alla festa dei 100 colti mi nascondo sempre. Prego. No. Una volta ho sbagliato. E un mio dito è affondato nello stomaco di uno di loro. Fatemi del male. Era caldo. Ora non ricordo più il calore. Io sto nascosto in un armadio perché non voglio questi mostri che vogliono sempre ammazzarmi, uccidermi, sacrificarmi. Io sono Grixit, sono un bravo ragazzo. Le porte del culto della morte sono alle porte di questo quartiere, quindi o ti sbrighi e ci porti prima che le orde arrivano, o ci porti mentre le orde arrivano, a scelta tua. Ma se passiamo delle fogne non ci vede nessuno. Siamo fuori? Passiamo da fuori. No, seguite, no, vi prego, tenetemi lontano quella psicopatica, per favore. Vi prego, qualsiasi cosa. Segui il volere dell'angelo. No, ma questa è matta. Ma perché? Ma perché quella gente non sta rinchiusa nei dissennatori? Perché? Se mi lascia andare adesso, cammino con le mie zampettine e non do fastidio a nessuno, parola. Lo mollo. Ok, vedi che scende giù, si guarda un attimo in giro, è una parola di sesto senso. Subito. Credo di non averla passata. 18, sesto senso era qua sotto, fallita. Meno 11. Exetoblis prova il sesto senso, silente, anche ti, anche se sei leggermente più fuori. Ti mi hai T70, mi dai un malus di 5, però è un sesto senso molto basso. Penso che ti venga solo con l'1. Lente, fai pure anche tu e anche Xetobis. Dovrei averla già lanciata. Sì, sì. L'ho superata di 6. Ok, perfetto. Io l'ho passata di 14. Mamma mia. Perfetto. Hai fatto 1, te 70? No. Allora niente. Praticamente Xetobis e la Silente possono agire. Vedete che l'Urgas si gira e cerca di scappare dalla direzione da cui siete arrivati voi. Voi due potete agire e avete un attacco fortuito, fondamentalmente un'azione gratuita da fare contro di lui. Veloce come la morte che arriva come un piccolo zeffiro d'aria, Silente si lascia cadere completamente a terra e cerco di tagliargli il tendine del tallone. Bene, allora è un tiro mirato però. Tiri mirati ti riescono solo con il colpo arduo. Nel tuo caso sarebbe un 1 sul dado da 20. E aspetta, quanto hai di offensiva, Ase? 5. Però hai un colpo arduo col 10, lo fai anche col 2, quindi 1 e 2. Niente qua, in base a quanto hai di offensiva, il critico viene con più punteggi. È un 2, ma è seguito da uno 0. Oh. Fatto un colpo ostile, ritira il dado a 20. Uno. Nessun effetto particolare, hai solo sbagliato. E Toblis, cosa fai? Hai nessun effetto particolare, hai solo sbagliato. Io sinceramente non vorrei colpirlo. Io vorrei muovermi per bloccargli la via, però non vorrei colpirlo direttamente. Non so se è qualcosa di fattibile. Sì, sì, fai. Allora, in questo caso è solo una prova di movimento. Mi fai una prova sul tuo movimento. Il movimento è sotto la potenza. Allora, sotto la potenza. Movimento io c'ho 9 e ho tirato 4, quindi di 5 in contrasto contro il mio movimento 15. Lo blocchi, ti metti proprio davanti. Lui si blocca, guarda e fa: la direzione era, ho sbagliato. Mi distratto, perdonatemi. Allora è di là il tempio di Vante, eh? È di là, seguitemi passo, proprio sta sudando, nonostante i topi non sudino, lui sta sudando copiosamente, si gira e va nella direzione dell'uscita piano piano con te di fianco. Vedendo che ho fallito miseramente quello che era la volontà dell'angelo, cioè non sono riuscito a ottemperare a quello che voleva, mi rialzo, mi metto di fianco all'angelo e col bisturi piano piano incomincio a incidermi sulla fronte lentamente, piano piano.
poco, pochissimo. Io ho fallito. Verba. Mi lascio andare in un con un corpo quasi un bozzolo verso l'angelo. Non ti ho dato per me morire. E gli stacco la mano dalla tempia in modo che non si faccia male. Sei qui per servirmi e continuerai a farlo fino a che non dirò qualcosa di diverso. E poi non l'avrei mai preso senza... detto. Andiamo, abbiamo già perso troppo tempo. Sì. Niente. Andiamo. Hai sentito, Topo? Non fare più scherzi. Siete un po' particolari, mi fido molto a stare insieme a voi. Appena il gruppo esce, che T-70E incrocia lo sguardo dell'uomo ratto, sgattaiolare, lo guarda, poi guarda i suoi compagni. E in una sorta di posa, lui era rimasto quasi di guardia alla porta. Alza il braccio, indica l'armata della morte. E osserva e fa... T-70E non capisce perché continuate a dare fiato a quelle bocche che vi sono state date invece di dare movimento alle gambe. E perché T-70E si trova un altro essere qui insieme a questo gruppo? Pace! Pace, vengo in pace! Sono Riscrot! Avevi detto un altro nome 2 minuti fa, ma non ci importa. Portaci al tempio subito. Datevi di me, seguitemi. Vedi che si mette in un angolo proprio del muro, inizia a muoversi molto radente. Ci sono dei momenti che in mezzo alle macerie e alla spazzatura del vicolo mi sembra quasi scomparire, però si ferma sempre un po' a guardarvi, come se fosse comunque seriamente intimorito da voi. T-70E con l'altra mano inizia a cambiare le forme, fino a un certo punto prende quasi la forma di una trappola per ratti e guarda la mano e dice: T-70E ha delle abilità che non ricordava. Forse T-70E dava la caccia a infestatori. Lui può essere di aiuto per ora. E dopo un po' qualche altro movimento delle placche torna una mano robotica normale. Come vi dicevo, i vicoli del distretto della vita sembrano essere comunque completamente abbandonati, come se non ci fosse nessuno che lo abita. E uscendo dal vicolo dove vi ha portato il topo, si apre a una piccola piazzetta con dei giardini. Giardini abbastanza curati, nonostante il quartiere che abbia questo senso di abbandono. E ci sono dei piccoli tempietti in stile greco, sparsi. Anche lì non si vede nessuno. Vuoto. Un silenzio quasi sepolcrale. Lo stesso uomo topo, vedete che si guarda intorno e riuscite a vedere nei suoi occhi parecchi dubbi. Ma... no. Amaterasu. Ant. Sculapio, perché non c'è nessuno? Si gira verso di voi e vi guarda proprio con... c'è nessuno? Com'è possibile? Più sicuro per noi. Sicuramente, ma molto strano. Sì. Stiamo cercando delle vestali che arrivano dal tempio di Vant. Quello è detta la direzione. E seguo la direzione dove aveva puntato il dito prima. Sì, quello è il tempio di Vant, ma porta molta sfortuna. Meglio evitarlo. E l'angelo non gli importa niente e inizia a dirigersi in quella direzione. Lo eviteremo. Sono tracce magiche? Cioè c'è una motivazione evidente in termini magici a questo deserto? Allora, le line sono debolissime. Molte stanno convergendo verso quell'indicazione che vi ha dato l'Urgas. Vabbè, allora niente da segnalare. È tutto esattamente come ce la si aspettava. Perfetto. Prosegui. Allora, seguite in questo vuoto qua. L'Urgas vedete che si muove molto molto sospetto. Lo quatto terra. Mentre da lontano vedete che l'armata dei morti ha superato il vicolo d'entrata e proprio sentito quando si ferma un'armata. Boom, boom.
il centauro scheletro in penna, che è proprio il dindinnare di quella specie di bilancia che aveva in mano, si guardano anche loro intorno e sembrano abbastanza stupiti. E avete a circa un centinaio di metri, voi siete molto più distanti. Cosa fate? Passo spedito, entriamo nel tempio. Allora, spedito arrivate. Il tempio di Vant è un tempio in stile etrusco, molto squadrato, con delle colonne appena accennate. Davanti ci sono due statue che rappresentano una donna dai lineamenti molto allungati con delle ali da angelo, vestita simile a una vestale. La porta non esiste, c'è solo l'arco quadrato che porta dentro una stanza. Dovrà essere abbastanza buio all'interno. E la particolarità degli ornamenti è che sono scolpiti. Cioè, vedete, praticamente le tende sono scolpite nella pietra. Ci sono degli anelli scolpiti come oggetti. I suppellettili sono scolpiti, come se ricordasse una necropoli etrusca. Di 70 avanzando, riesce a vedere qualcosa, qualche fonte di calore all'interno del tempio, o appare tutto freddo e abbandonato? Allora, anche qui no, noti che sembra esserci delle fonti di calore in fondo alla sala, ma vedi anche una strana luce. Cosa? Di 70 vede delle fonti di calore in fondo, lì, in quella direzione. Forse altre creature a voi affini che respirano. Respirano. Sono quattro? Sono quattro? Che respirano. Non hai un'idea chiara. Sì, potrebbero essere quattro, ma non sei sicuro. Sono lontane. I 70 non è in grado di discernerne il numero. Guidaci fino da loro. È più geniale proprio entrare qua dentro, accelerare dei morti, questo tempio abbandonato. Hai fatto il tuo dovere, vattene. E quello che fa è lanciargli una moneta. Però lui è già andato via, probabilmente. È già andato via, mentre la moneta sta per toccare terra, torna, la prende al volo e scompare ancora. Grazie! Di 70 allora avanzerà verso le fonti di calore. Entri solo tu nel tempio? No, io gli sono dietro, e mentre entro nel tempio dico: Horus, guida i nostri passi, guida la nostra mano, guida la nostra spada, proteggici e aiutaci a sconfiggere chi sta compiendo questo scempio. Se Tobis è la silente? E prima di entrare io guardo la silente, perché mi pare che si stesse un attimo osservando la statua della donna alata. In realtà io attendo che anche lei, non so bene come interfacciarmi, però aspetto. Allungo una mano verso la statua, quasi a voler toccare quelle ali che sembrano una riproduzione di quelle dell'angelo che sto seguendo. E poi, ripensandoci, respirano. Altre creature come noi che respirano. E se volete avere delle informazioni maggiori sulla Dea Vant, mi potete tirare una prova di mana. Lega sempre all'occulto, oppure logica, si lega alla storia e alla mitologia. Improvvisamente mi guardo intorno, con gli occhi sgranati stavolta, come se fossi colta dalla più grande delle paure. E cerco l'angelo. Se non lo vedo, mi faccio prendere dal panico. Se incomincio solo anche a intravederlo, gli corro incontro per cercare di toccare le sue ali. Se lo raggiungo, io non respiro. Non respiro. Non è da oggi che non respiro. Non è da oggi. Non è il momento di entrare in crisi. È il momento di essere concentrata su quello che ti dico di fare. E di essere reattiva alle situazioni. Sì.
Ho passato di 5 la prova, quindi più 5. Allora, praticamente, quello che tu sai sulla Dea Vant è una semidea, quindi gli dei sono divisi negli dei supremi, gli dei superiori, gli dei maggiori o vassalli, e i semidei o dei minori. Questa qua appartiene ai semidei e dei minori, che sono proprio quelli venerati dagli elogiatori nel quartiere dei miracoli, che è il quartiere degli dei con poco potere. Vant era una cherubin donna, con delle ali bellissime. Era nata nella profondità di Ishtar, che era il pianeta, il mondo della vita. È questo qua, il pianeta della vita. Ed era stata maledetta da un dio della morte ed era condannata a prevedere il momento della morte di tutte le creature viventi. I sacerdoti vengono chiamati i consolatori o le consolatrici e seguono praticamente le persone che devono morire. Infatti il popolo non li ama tantissimo, lei gira in mano con i rotoli del destino che dicono la morte di ogni creatura, e quando viene visto un vantiano, un consolatore, diciamo che il popolo dice no, porta un pochino rogna, no? E quindi cercano di essere, cioè sono molto evitati solitamente, sono venerati ma molto evitati. Infatti ci sono delle persone che usano per dire come chiamata di malaugurio, ti dicono spero che ti consolino, dire spero che arrivi un consolatore, così. È una dea venerata veramente molto poco, che ha però un potere molto grande. Io guardo la Silente e faccio: Vant è un angelo, non provare ad avvicinarti, potrebbe leggere la tua morte, sempre che non ci sia già stato. E detto questo inizia a proseguire verso la direzione dove ha visto le figure, in modo da affrontarle o comunque scoprire chi sono. Annuisco, okay. E dopo che l'angelo mi ha parlato con questo tono imperioso, acqua, e mi rimetto in cammino dietro di lui, come se non avessi una volontà mia, quasi come un'auto. Entrando nel tempio, avete tutti una sensazione di disagio. La Silente, d'ora in poi avrai un malus di 3 su tutti i tiri. Questo, senti proprio l'energia della morte che viene gredita da una forza vitale, okay? Mentre per quanto riguarda Ctetoblis, che sei un mago dell'acqua, dell'aria, della vita, hai un bonus di più 1 su tutti i tiri legati alla magia della vita. E la sensazione però è una sensazione opprimente, come se qualcuno stesse rubando energia da questo luogo. E superato l'androne principale, come avevo detto, il tempio è scolpito nella pietra come se fosse una necropoli brusca, quindi i suppellettili sono scolpiti, tutto ciò che può essere scolpito è scolpito. C'è un grosso mosaico a terra che rappresenta Vant, questo angelo femminile con dei rotoli in mano, il rotolo del destino. In fondo, dove c'è l'altare, le specie di rampicanti sembrano essersi impossessati completamente del punto più sacro di questo tempio e hanno costruito con le stesse radici quello che sembra essere un portale, e emana una leggera nebbia che riluce. La sensazione è una sensazione molto fastidiosa. Vedete, le vestali sono intorno al portale, ma c'è una figura in più rispetto alle 4 che avete incontrato. E riusciamo a individuarla, questa figura? È leggermente più nascosta rispetto alle altre e non sembra neanche che parlino tra di loro, sono proprio perse, come se fossero intontite, e si sente un rumore di sottofondo che sembra essere come un respiro. Sembra in corso un rituale, un incantesimo, qualcosa, o è già tutto compiuto? Fammi una prova di mana. Posso farlo anche io? Che... Tutti quelli che hanno delle basi magiche o religiose, wow. Quindi 3 personaggi tranne la Silente. 7. È passato. Allora, non è un qualcosa di rituale classico, canonico, come tu lo percepisci. Come se ci fosse attivo qualcosa di energetico che succhia il karma. Come se fosse stato aperto qualcosa che sta portando via tutto il karma che c'è in questo luogo. Io guardo le 4 figure e cerco di acuire lo sguardo con gli occhi d'argento verso la figura che non riesco a intravedere,
e le mie ali sembrano come per diventare più folte, come pervadersi di forza. Avete dissacrato il tempio di un angelo, sentirete la furia degli angeli rivoltarsi contro. E furia angelica è una delle abilità del mio personaggio, e quello che fa è caricare in direzione del portale per distruggerlo se gli è possibile. Okay. Allora, appena tu pronunci la prima frase, si girano tutte e quattro verso di te, nella tua direzione, come se fosse un unico essere. Esce dall'ombra un altro essere che è vestito come il monaco che avete incontrato, sembra essere un pochino più corpulento, anche lui però è sporco di sangue, cioè l'abito è sporco di sangue, con questo medaglione sporco di sangue e un cappuccio sulla testa. Allora, abbiamo detto che Samart attiva la furia celestiale e carica verso il portale. Silente, cosa fai? Vedo queste creature, vedo l'angelo che diventa molto più presente davanti ai miei occhi. Vedo che però nel portale c'è una sottile nebbia, anche se è fatta di luce, e la cosa mi spaventa, come se avesse un terrore atavico di questa cosa. Mi copro con le ali dell'angelo, ma okay, sotto le ali il viso diventa ferino, snudo i denti, anche se non sono un animale. Voi starete dannati! Mi fai una prova di psiche per vedere se resistere alla fobia che hai della nebbia? Che è sempre superato. Perfetto. Superato. Puoi agire tranquillamente. Sei in uno stato confusionale per la nebbia, ma puoi agire fino a stordito. Quindi da sotto l'ala, e poi vedendo che l'angelo va in avanti, camminando gobbo come se fossi il più storpio delle persone che ho aiutato in vita, corro ingobbendomi sempre di più, prendendo una forma strana che il mio corpo senza ossa, sostanzialmente fatto solo di volontà, rimane insieme, e cerco di usare il bisturi a caso per almeno cercare di colpire qualcosa davanti a me che non sia l'angelo. E T70? T70, per quanto l'agilità non sia la sua arma più forte, scosta un po' di lato vedendo Samart caricare e avanza di qualche passo, come ha fatto nella piazza. Ancora una volta alza il palmo della mano, questa volta verso il portale e le quattro vestali, e pronuncia una serie di parole: in nomine minore veritatis, mage impulsus, e cerca di danneggiare direttamente il sortilegio. È un incantesimo che sono 4 più 4 danni diretti contro sortilegi. Costrutti, fatati o non morti. Ok, perfetto. E tira, poi ti faccio tirare la prova. Sì. Setoblis? Beh, io vedendo correre o volare in realtà probabilmente, comunque dirigersi verso il portale gli altri, urlo: attenti, è il portale che risucchia il karma, non avvicinatevi troppo. E dopodiché quello che io volevo fare in realtà era disperdere magia, però credo che a questo punto lo converto in potenza mino e cerco di evoco veramente terrore ai non morti. Secondo me le persone non sono tanto vive, provo a far loro paura. Credo sia questo che fa l'incantesimo. Allora sì, becca un bersaglio, quindi ti va bene che non sei così potente a tirare ad area e apri la silente. Cavolo. Allora, benissimo. Allora, tirate la prova di Mana Tantae e la prova di Mana Xetoblis. 3. Samart e Stente mi fanno una prova di offensiva.
Allora, di 7 a te ho fallito di 7. Incantesimo parte lo stesso, ma paghi il doppio dei punti mistici. Quindi paghi 10 punti mistici. L'ho superata. E paghi 4 punti mistici. Partiamo con le iniziative. Samarti 17, iniziativa più alta, quindi agisce per primo. Carichi e... meno 1. Ok, su cosa hai attaccato? Ho attaccato con la spada. Ah, sì. Io contro il portale. Base. Contro il portale, perfetto. Allora, vedi che il sacerdote vestito di bianco, quello bianco sporco, si è messo tra te e il portale e prende il tuo colpo in pieno nel petto. E danni. Ok. Si aggiungono anche danni? Più 6 offensiva, più 6... ah, più 6 danni, sì. Quindi tiro 3 di 8 più 6. Quindici danni. Vedi che il colpo l'ha ferito gravemente. Il colpo del genere, una creatura di questa costituzione dovrebbe averla uccisa. Ma noti che non esce nessun sangue. Sangue sul suo corpo è molto vecchio. E sembra che il corpo sia formato da una sorta di radice corrotta. Proprio vedi questa radice corrotta che esce fuori dalla ferita. Il volto è vitreo. Gli occhi sono di un bianco molto intenso, quasi lattiginosi. E non ha assolutamente... e fatto nessuna smorfia di dolore. Non sei dentro. Secondo è la Silente, anche tu con il tuo bisturi. Hai fatto? L'ho fallita di 7, però ci devo ancora aggiungere che avevi detto che avevo un malus ulteriore di 3, quindi ho fallita di 10. Ok, perfetto. Mancato. Ti sei troppo confusa, hai tirato a vuoto praticamente. Incantesimo di T70E? Aveva fallito di 7. Ha partito, comunque parte lo stesso, e vedi che questo dardo d'impulso, che è una cosa contro i sortilegi, colpisce cosa? Cosa hai puntato? Anch'io direttamente il portale. Vedi che proprio il dardo ha un movimento normale che gli dai tu, fino al portale sembra quasi che abbia preso un imbuto e viene risucchiato dentro. Come se avesse risucchiato anche il potere del tuo incantesimo. E Toblis? Avevo di bonus. Su cosa? Per la magia della vita. Uno. Allora passata di 7. Bene. E l'incantesimo a chi hai tirato? Direi, a quello che sembra diverso dagli altri, quindi alla figura nuova. Figura nuova. Sì, lanci questo incantesimo che è un incantesimo che incute terrore ai non morti, ma non sembra avere nessun effetto. Loro, vedete che le vestali si fanno avanti tutte all'unisono, aprono la bocca e notate che la loro mandibola si estroflette in una maniera eccessiva per il loro corpo fisico e iniziano a urlare. Mi fate tutti una prova di empatia magica, è il punteggio che avete sotto il livello. Il livello è la prima caratteristica a circolino. Meno 8. Fallita di... allora, chi ha fallito subisce 5 danni, non vale nessun tipo di corazza, vi consumano 5 punti vitali e siete in stato stordito per... due round, praticamente avete un malus di 1 su tutti i tiri di dado e sui danni. Chi è riuscito subisce solo 2 danni, non vale nessun tipo di protezione. Essere che era davanti agli altri, quello che hai colpito tu, che si allarga leggermente nelle braccia, e dalle braccia escono dei tentacoli di radice che cercano di avviluppare Samarth. La mia offensiva ho sbagliato di 2. Malus di 2. Qui conto che siamo in 2 in combattimento contro, certo, uno hai oppure no? Hai il bonus di 5 perché siete più di contro di lui. Siete in 2 contro di lui perché sei tuo e la Silente contro di lui. Quindi ho fatto più 6. Anni e mezzo. Ok, più 6. Tu calcola una cosa. Lui ti sta attaccando con gli artigli, quindi armi naturali. Tu stai parando con la spada. Puoi schivare o fare i danni. Fare i danni. Tira i danni allora.
domande, un cavalcademoni, mica si ferma. Sono 12 danni. Sappi. Perché gli tagli completamente uno dei due tentacoli, proprio il braccio che taglia, non emette un gemito, non emette niente, mentre le vestali continuano a mormorare. Nuovo round, Samart, cosa fai? Io impugno la spada con maggior vigore e faccio: non sei degno di stare al mio cospetto, muori! E gli tiro un altro colpo. E tiro l'offensiva. E qualcuno zittisca quelle vestali. Alla volta ci lavoriamo adesso. Vabbè, ma nel senso, lui dà i suoi ordini, poi se vuoi fatelo con tutta la calma del mondo. Da lontano senti la voce dell'Urga sull'uomo top, fa: sì, capo, vai! Allora, meno uno. Bene. Entra. Ma è corretto? Io ho offensiva base 3, ma ho meno 2 perché ho l'arma e diventa 1, corretto? No, non usarla. La modifica dell'arma sono regole opzionali, quindi ok, allora ho più 2. Ok. Vediamo se riesco a tirare un tiro decente. No, non sono capace. Faccio 4 più 6, 10 danni. Che l'essere è sfracellato, cioè non sai come possa rimanere in piedi, l'abito sono distrutto, sono queste radici qua che lo tengono completamente, la pelle è proprio qualcosa di cartapecorrito attaccato a queste radici, non c'è più nulla di umano in lui. Silente. Avendo sentito l'ordine dell'angelo con voce stentoria, non ci pensa neanche un secondo, con tutta la forza di volontà che rimane all'interno del suo corpo, nonostante il tempio, nonostante tutta la paura, nonostante tutto, si lascia per un attimo pervadere da tutto questo e l'unica risposta che gli viene, come quando si è lanciata nel fiume, è lanciarsi addosso alle vestali vestite di bianco, le prime due sulla destra. Ok, mi fai sempre una prova di offensiva. Fallito di 7. I lanci verso le vestali, vedi che si spostano come se fossero anche loro trascinati dalle correnti. I corpi sono molto molto leggeri, sei in mezzo a loro ma non sei riuscito a ostacolarle. 70. Ho una domanda, Master. Sentanta invocazione della divinità che gli dà un bonus più 20 a tutte le prove per un round. Questo comprende anche eventualmente l'attacco? Sì, praticamente tu hai come azione gratuita, no? Questa invocazione in cui chiedi l'aiuto del tuo dio e per quel round lì hai un più 20 di bonus, che può essere attacco, qualsiasi cosa. Tu devi invocare e chiedere l'aiuto, aiutami a colpire, aiutami a far più danno, queste cose. Ok, T70 farà proprio questo. Stente, gli ha dato particolarmente fastidio. Lui ha subito questo urlo delle vestali e questo utilizzo della magia arcana lo infastidisce particolarmente. Avanza senza neanche pensarci, accecato dalla furia. Deve purificare questi quattro corpi. E quello che fa è invoca la propria divinità e in un gesto quasi cerca di afferrare la testa di una delle vestali per pressarla tra i palmi della mano in modo da farla zittire e eliminare la minaccia in un colpo solo. E il dio che venera si chiama Uri, il custode della realtà. Fammi un'invocazione. Lui allunga le mani e fa: di 70 e prega Uri perché le sue mani portino la realtà e la giustizia su questa immonda creatura, falla zittire! E tenta di... Allora, apri un canale col tuo dio pregandolo, mi fai una prova di logica. Cosa ti è venuto? L'ho superata di 10. Noti che invochi il potere e senti proprio che si apre un cancello, una soglia nel mondo della realtà, l'Urir. Vieni cosparso da una luce argentea fortissima e vedi che qualcosa dal portale cerca di rubare questa luce, il potere della tua invocazione. Non riesce. È stato molto potente nel tuo karma, nella tua preghiera. Non riesce e la tua prova, la tua invocazione è andata a buon fine.
Il portale non ti ha rubato questo karma. Vai con l'attacco. Hai un bonus di 20. Base. Quindi è un 20 più il... Tu di base come se avessi bonus di 20. Poi calcola cosa hai fatto nel tiro. Al tiro è uscito un 19, quindi... La tua offensiva, quanto hai di offensiva? È 4, quindi hai superato di 5. Sì, hai superato di 5. Tocca a me. Ho sbagliato di 8. E hai la testa della creatura. Un trasto di potenza per tenerla bloccata. Tra la tua potenza, io tiro la mia. Chi viene meglio riesce la prova. Io ho superato di 13. Ok. Chiudi la mascella e gli stai tenendo la bocca chiusa. Il Toblis. Altrettanto infastidita e anche cercando di aiutare la Silente, che vedo particolarmente provata. Io con un rugito degno di un rettile. Silenzio, Chang. E quante nezze ti spuna, immagino? La più vicina alla Silente, in modo che non gli faccia la litata al prossimo giro. Hai? E sempre su mana. Non ho né bonus né malus perché più uno vanno d'accordo. Ho fatto più 16, cioè ho vinto di 16. Ok, tocca la mia empatia magica, andiamo in contrasto. Quando un mago lancia un incantesimo che va in contrasto con qualcuno, tu fai la tua prova di elevare, io faccio la mia prova di empatia magica. Chi riesce meglio risolve. Hai vinto di 16. Ho vinto di 5, quindi il tuo incantesimo va a buon fine. Consumi 4 punti mistici e si crea un'area di silenzio intorno alla vestale che apre la bocca ma non esce nessun suono. Le mie vestali ne ho una con la bocca schiacciata, bloccata, una che non esce nessun suono, ce ne sono due attive che urlano. Vi fate tutti una prova di empatia magica ancora? Meno 9. Sperate i 4. Allora, chi ha sbagliato la prova subisce 6 danni, chi è riuscita ne subisce solo 3. Poi avete ancora un ulteriore meno 1 sulle prove e sui danni. Questo sia chi l'ha passata che chi no. Esatto. Nel mentre, la creatura che ha davanti Tamart, che ormai è sfracellata, non riesce a capire come faccia a stare in piedi, cerca di abbracciarti, Samart. Ho sbagliato di 8. Malus di 8. Sì? E io faccio 1. Malus di 20. Puoi colpirlo ancora. Tra l'altro hai crittato. Questo sì. È un tiro, si chiama tiro arduo. Quindi era ancora un dado a 20. Puoi fare gli ardui anche in difesa. 2. No, devi fare più alto. Ah, ok, qua devo fare alto, ok. Allora, qua hai fatto 2, gli fai un più 2 ai danni ulteriore. Ok, quindi io faccio 3 di 8 che sono 7, più 6, 13, più 2, 15, meno 1, 14. La spada di nuovo si immette in mezzo a questi viticci. Lui si lancia addosso verso di te, ma proprio a corpo morto. Tu ti metti in posizione di difesa, e mentre lui ti arriva contro, proprio gli spingi la lama contro, e lui vedi che proprio si taglia a metà. Nei due lati come una grande radice marcia senza emettere nessun suono. Le stali vedi che si girano verso voi o che il loro diacono è caduto, marcito, e cercano di scappare dentro il portale. Avete tutti diritto a un attacco fortuito, vuol dire che avete un attacco, cioè un'azione bonus con questa, è una fuga opposta, avete un bonus di 8 sull'offensiva. Dimmi cosa volete fare, Samart. Il portale mi sembra che io possa demolirlo con un colpo solo. No. Fammi una prova di logica di reazione. Ok. Logica reazione? Logica. Quindi più uno. Bonus di 1. Non hai le conoscenze accademiche per capire una cosa del genere. Ok, a me in realtà delle vestali se scappano nel portale, pazienza, io provo ad attaccare il portale. Provo ad attaccare il portale. Silente? Io guardo il diacono che è stato aperto
e cerco di lanciare il bisturi più forte che posso addosso a una delle vestali, ridendo sguaiatamente. 70 e? Di 70 e ha in mano la testa di una delle vestali e essenzialmente cercherà, alzandola, di lanciarla verso il portale, urlandoli: T70E ti impone di portare il terrore in coloro che servono i nostri nemici. E l'aiuta essenzialmente a rientrare nel portale, così di agli altri che vi abbiamo aperto il diacono. Ho aperto il diacono, elegantissimo. Oblis, in realtà a me che scappino non cambia, quindi quello, io mi avvicino al diacono, io vorrei cercare di carpire, ho paura che questo qua morendo perda il suo valore di studio, quindi magari quando è ancora, sta ancora aspirando, anche se è fatto a pezzi, però vabbè, fingiamo che posso avere il dubbio, vorrei cercare di studiarne, appunto, studiare se sta rilasciando karma, se okay. Era il furro dell'incantesimo, quindi è stato, perché io mi aspettavo fosse stato resuscitato con questa cosa, quindi vorrei capire di più. Beh, su di la tua azione è un'azione di ricerca, quindi Samart tira l'attacco contro il portale. Aspetta. Otto, quindi lo passo di 0. Arrivi contro e dai un colpo fortissimo contro il portale. Tirami danni. E stavolta sono 17 danni. Ok, mi tiri anche, questa è una regola opzionale, ma la introduciamo in questo caso, i punti rottura della tua arma. Guardi, l'arma sì. Ha nell'ultima riga dell'esplicazione dell'arma RT, che è rottura. Ok, 20. 20, tira. Se fai 20, l'arma si incrina. È un'arma di un cavalcademone, non si inclinerà mai, infatti un... Il 20 sì, va bene, gli hai dato un colpo, vedi che sei leggermente rovinato, l'arma ha tenuto, però hai subito un bel impatto, ti sembra molto più resistente di quello che ti aspettavi. Scusami, la silente? Attenzione. Lancio il bisturi cercando di colpire una delle vestali okay. Che stava andando verso... No, calcola che hai un bonus di 8, i tuoi malus sì. Di 8. Vai, dimmi cosa hai fatto. Ho un bonus di 8 e un malus totale di meno 5 al momento. Sì. Quindi ho tirato 6. 1. 5. Sono tipo a 0. Ok, colpisci col bisturi una delle vestali. Tirami danni, 2 di 4. I danni oh. Lanciandolo rido. Il bisturi si rimane conficcato nel corpo come se avessi colpito una corteccia. 70 la vestale, lanci, non tira neanche la prova di potenza, comunque è potenza sufficiente, che lei caracolla, prosegue nel suo moto, che è la sua azione, mentre Xetoblis arrivi sul corpo del diacono. Mia delle vestali, le vestali entrano tutte nel portale, vedete proprio che scompaiono all'interno di questa nebbia che prende una luminescenza molto strana mentre loro scompaiono dentro, e Xetoblis è lì a guardare il diacono che è tagliato a metà e ancora i tacoli, queste radici qua si muovono, leggermente si muovono ancora e sembrano andare nella direzione del portale. Cosa fai, Xetoblis? Io quanto rapidamente... sembra un lentissime, lentissime. Poi quando un verme li tagli la testa. Io credo che inizierò, cioè se l'angelo o altri non mi fermano, a fare un posizionamento. E io voglio aprirlo per vedere se è proprio dentro completamente ripieno di questa roba, se c'è altro. Apri, vedi che ci sono tutte queste radici, mi fai un sesto senso? Allora, sesto senso. Dovrei averla passata di 10. Accorgi che dei pezzi di radice molto piccoli, che sembrano quasi dei vermicelli, quando tu li apri, salgono sulle tue mani.
sembra che si stia iniziando a insinuare nella pelle. Ne sei accorto però, eh? Cosa fai? Cerco, beh, ovviamente non mi va di fare la stessa farina, quindi cerco di levarmeli. Come? Come? Ecco, non in modo utile. Che secondo me... Fai la tua scelta rapidamente perché Samartha ti taglia le braccia. Sì. Non mi sono accorto, eh? Sì, sì. Io mi sa che quello che devo fare è farlo a mano. A meno che... No, l'unica è farlo a mano, credo. Okay. Non ho incantesimi validi, questa cosa. Va bene, mi fai una prova di costituzione, per favore? Molto volentieri. Costituzione sotto la tenacia. Grazie. 7, grazie. Prego, dimmi che è andata bene. 7, pareggio. Pareggio. E vedi che praticamente inizia a togliere molto velocemente. Vedi che proprio una testina di queste specie di vermi era entrata proprio nella pelle. Dai un colpo e lo riesce a far cadere. Che stanno lì a terra, il corpo si sta proprio decomponendo, si muovono tutti questi specie di vermicelli che iniziano a muoversi verso i tuoi piedi. Samart, tocca a te. Azione, sei lì che stai dando il colpo a portale. E Samart continua, vuole distruggere il... Prova di empatia magica, Samart. Subito. Pare. 13. Magica. Che è una prova di logica? No. No, empatia magica è sotto il livello. Ah, la vostra okay. Resistenza meno 8, magica. Meno 8. Hai sbagliato di 8? Yes, perché non si applica nessun bonus del... No. Oh, meno 8. Allora, senti qualcosa che... Meno 9, scusa, pardon, perché c'è anche il meno 1 ancora dell'urlo delle Banshee. La tragedia, tragedia più. Probabilmente senti qualcosa che sta rubando l'energia? Dai, come vedi proprio un'aurea dorata... Qua, la tua aura dorata e la tua energia di Horus che sta entrando dentro il portale. Quando, come se fosse che qualcosa ti stesse trascinando via. Non è il portale in cui devo entrare questo è soltanto un portale che devo distruggere. I miei occhi non sanguinano. Non mi avrai. Quello che farai è provare a colpire il portale. Ok, tira l'attacco al portale ancora. Guarda che sbagli solo col 20, eh. Ok, 6. Quindi colpisce. Okay. Dice, dimmi danni. 3 di 8. No, 12, 18, 17 danni. 4. Ok, fammi ancora la prova rottura dell'arma. Ti inclina col 20. 20. Vediamo. 18, non si inclina. Niente, cosa fai? Le vestali sono scomparse nel portale. Samart lo sta colpendo. Se Tobli sta guardando in giro e ti sei tanto... Distruggete il portale subito. È arrivato un altro ordine. Io non ho una volontà mia in questo momento, presa dalla frenesia, dai ricordi, da questa cosa d'acqua che da quando hanno detto acqua a me non c'è più nulla che possa connettere col mondo circostante se non l'angelo. Rialzandomi, barcollando, guardo il portale, una delle colonne, e con tutta la forza che posso avere corro verso una delle colonne e mi ci schianto contro. Okay. Con tutto il peso. Di con potenza. Tutto il peso. È poco. È una prova di potenza. 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 L'ho fallito di 12. Ok, ti fai danni. Prendo il portale. Quando sono vicino al portale, non mi importa se ci riesco o no, se mi sfracello parte della faccia, parte del corpo, mi aggrappo con tutta la forza e incomincio a scuoterlo, a cercare di spostarlo, anche se non si sposta di un millimetro. E guardo in direzione dell'angelo, come... se cercassi l'approvazione per un attimo. E continua. Distruggetelo adesso. Mi fai una prova di empatia magica, per favore, Silente?
Lito di 11. Anche tu vedi l'energia crepuscolare, questa specie di karma nero della morte, che viene, si inizia a essere succhiato dal portale. 70. Il 70 recepisce l'ordine, recepisce la richiesta d'aiuto, ma vedendo che sia l'angelo che la Silente si stanno scagliando contro questo portale senza apportare il danno sperato, vorrebbe fare un'analisi del tempio, più che altro per trovare eventualmente una colonna che potrebbe essere danneggiata caricandola in modo che crolli sul portale per fare il maggior quantitativo di danni possibili. Una prova di logica, statua. Dai. Tiro di logica. L'ho superato di 3. Allora, noti che praticamente la parte degli altari vicino, cioè dietro all'altare principale, sono diverse colonne. Una discreta forza potrebbero fare al caso tuo. E quindi è quello che farà, fa 3-4 passi indietro e dopo carica a testa bassa, cercando quasi di placcare la colonna all'altezza di un metro e mezzo per spingerla verso... Tu mi fai prima una prova di empatia magica quando ti muovi vicino all'altare. Empatia magica l'ho. Io ho 0. Quindi... Devi dire di quanto eri sbagliata. Di 16. 16. Che corri verso il portale per lanciarti contro la colonna e quest'aurea argentea, che è la tua aurea, ti trascina verso il portale. Vedete che T70 sta per finire dentro il portale. Toblis, intanto vedi tutti i vermini che si muovono. Io gestisco i vermini, anzi, io quello che dico è... ragazzi, c'è un problema qui. E quello che faccio è cercare... fatto di allontanarmeli, okay. Se possibile non lanciandoglieli proprio addosso, cioè magari faccio un passo di lato così per evitare cose davvero stupide. Tira la tua mana. Allora io dovrei avere un quindi 17 passato 17. Ok, potenza minore vite dell'impatto e colpisce nella zona dove hai colpito. I vermini si spostano, ma alcuni vengono, vedi che proprio si distruggono. E nel loro round azione praticamente i vermi prendono la forma di un viso nel pavimento, viso molto grottesco, due occhi molto grandi, una bocca gigante che continua a deformarsi, e da questo viso senti che viene una voce profondissima: noi siamo la schiera. Bracciate l'uno, bracciate la pace, bracciate l'unità assoluta, solo popolo, sola fede, solo Dio. La voce è profondissima e tu la vedi dalla bocca, ma in realtà viene dal portale. Samart, cosa fai? Samart sente la voce arrivare dal portale, giusto? Perché lui non si gira neanche per vedere che cosa gli dice alle spalle, quindi... Sì. Ho detto, distruggete il portale, state tergiversando! Intanto vedi che allora... c'è il 70 che sta volando dentro il portale, più o meno. Proprio di così. Oh. Io ho una domanda che non avevo visto, scusate se interrompo, perché T70 ha contrasta magia, che è un bonus di 10 alle prove di empatia magica contro gli incantesimi arcani, ma non so se è valida in questo caso. Non è un incantesimo arcano. Okay. Quello che fa Samart è fare un passo per mettersi sulla traiettoria di T70, e però comunque colpisce il portale, cioè nel senso, se T70 lo vuole travolgere, lo travolgerà, però lui vuole distruggere il portale, non gli interessa del resto. Mi fai un attacco? E quello che fa è alzare il braccio al cielo e dire: Horus, guida la mia spada, fai in modo che in un sol colpo non resti nulla dell'uno, resti soltanto il tuo ricordo. E tirai di base la sua invocazione. Sì, io sto tirando un dado fisico al posto che tirare il dado su Roll20. No, allora
Mettiamo il dado su roll 20. Beh, lo passo di 14 più 14. Okay, l'invocazione parte, quest'aura dorata intorno a te, si vede proprio l'azione col dio Horus, questo dio dal testa di falco che ti benedice. Il portale cerca di rubare l'invocazione ma non riesce, le energie tue sono troppo forti. Vai pure, agisci. E... oh, stavolta è venuto un bel tiro. Sono 19 più 8. Durava un round o due round il meno 1? Meno 1, due round. Quindi c'è ancora. Quindi sono 27 meno 1, 26 danni al portale. Spero che stavolta sia. E devo tirarti un 20 per vedere se si rompe l'arma. No, 1. Ok, la colonna dove tu hai colpito, vedi che si sfracella. Si apre completamente. Otti sta arrivando contro T70. Mi fai un contrasto di potenza tra te e T70. Ragazzi, contrastate la potenza vicenda, per favore. Vediamo come va a finire. La rock. Ok, fortuna che ho tirato. No! Hai fatto? Io ho superato di 2. Ok, bonus di 2. Potenza. Bonus di 1. No, io malus di meno 1 io ho fatto. Okay. Di fermare T70. Troppo forte per te l'impatto, ti prende, finite entrambi dentro il portale. Ho cercato di fermarlo ma non ce l'hai fatta e vedete sia Samark che T70 vengono risucchiati dentro. Non c'è nessuno che riesce a tenerli. Silente. Senza energie, senza forza, stacco le mani dalla colonna del portale. È come quando sono caduta dentro al fiume. Mi lascio andare all'indietro dentro al portale. Che la Silente, vedete che viene assorbita questo portale. E Toblis? Io col cazzo. io sparo. Cioè, prima di andarmi, tanto i vermetti sono lenti. Sto attentissima a non finirci dentro. Tutto il tempo a me a disposizione lo uso per lanciare impatti. Me ne mancano. Ho 32. Ne posso lanciare fino a 8. Li lancerò tutto il tempo. E se sperando di tirar giù il portale. Ok, quindi lanci, allora, primo round, lanci un impatto contro il portale, ti vado a 20? Il primo è passato, non dovrei avere malus, più il malus di prima degli sbaglio, quindi 17. Passato di 17, lanci l'incantesimo verso la colonna del portale e vedi che l'incantesimo viene deviato, viene risucchiato dentro il portale. Come prima. Nuovo round. Mio, magari l'avevi rovinato, che ne so, scusa. Vedete, i vermetti cercano di assalirti. Offensiva per schivarli. Offensiva per schivarli. Mi è venuto bonus di 2. Offensiva base. Sì. Allora, questo non rientra nei bonus per il tempo della vita, quindi fallire di 3. Fallito di 3. Vedi che dei vermetti sono saliti addosso nelle gambe. Mi fai una prova di costituzione? Superata di 3. Ok, senti che ti stanno entrando nelle carni, però li stai spostando. A te ancora, cosa fai? Allora, giusto per capire la mia scelta, perché quello che farei io è prendermi un verme da studiare e andarmene. Però vorrei capire, io quanto sono legata a questo angelo? Allora, siete una Shaddaa, vuol dire che siete un gruppo unito, legato. No, c'è anche la conservazione della specie in te. Mm. Cioè, non sei come la Silente. La Silente mi sembra un po' definitiva, però... datemi un secondo che guardo se c'è qualcosa... il portale, giusto per dire, te l'abbiamo portata a casa. Il famoso incantesimo distruggi portale. Io perdi magia, però non so quanto possa essere utile, però è l'unico che ho. No, io provo ad avvicinarmi e a colpirlo con la staffa. Ok. È in offensiva? No.
È un oggetto fermo, sbagli solo col 20. Fatto 6. Capisci, dimmi danni. Faccio 3 di 4. Sette danni. Ehi. Poi mi fai un'offensiva di contrasto contro i vermi che cercano ancora di... No, scusa, sono già su di te. Mi fai una prova di costituzione. E un malus di 1 adesso. Esatto, sempre 4, quindi... Bene, vedi che ancora ti stanno salendo sulle gambe. A te, nuovo round. Io vado avanti a prendere ammazzolate sto coso. Vai. Adesso non siamo più. Cosa hai fatto? 2, quindi superati di nuovo. E... 3 di... Scusa? No, vai, è il meno 6 di offensiva, hai fatto un critico. Meno 6 di offensiva? Quanto hai di offensiva? Io ho 3. No, niente. Allora hai colpito e basta, vai. Ho fatto altri 8 danni. Intanto sto piangendo e maledicendo quel... Un'altra prova di costituzione. Non finirà bene questa cosa. Fallimento critico, 20. Credo sia un fallimento critico. Sì, 20 è un fallimento critico. Abbastanza. Bella, raga. Abbastanza critico. Allora. Siete finiti nel portale. D'altra parte. Quello che vedete è... State galleggiando nello spazio, ai limiti del cronoverso. Siete sulla soglia dell'anticreato, tutto quello che è la negazione del mondo reale, del vostro creato stesso. Vedete intorno a voi quelli che sembrano dei pianeti, molto strani, deformi, vagano. I pianeti girano a una rotazione stranissima e, guardandovi, hanno dei volti. I loro continenti hanno occhi, bocche, tentacoli. Sono immensi, voi state galleggiando nello spazio e vedete questi pianeti, sono 7, 8, 9, non riuscite a capire quanti sono, ma sono immensi, siete storditi da tutto questo e sentite che all'unisono pronunciano queste parole: noi siamo la schiera, noi siamo l'uno, lasciatevi andare, l'unità, senso assoluto. Iniziano a muoversi verso di voi. Mentre siete completamente storditi da tutto questo, al portale vedete che esce Traxetoblis e vi guarda. Gli occhi sono completamente neri. Le sue parole sono: noi siamo la schiera. Noi siamo. Missione finita. Allora, signori, bravissimi, livello di interpretazione eccezionali, azione d'onore alla Silente che hai capito il personaggio, nessuno l'aveva ancora capito il personaggio perché dentro c'è un easter egg che hai capito subito con la prima frase che mi hai detto, complimenti. Allora, un po' di spiegazioni, ovviamente queste creature, questa schiera, è un problema attuale di campagna dei miei giocatori perché avete giocato... un'intersessione della loro campagna che hanno iniziato la volta scorsa e si stanno iniziando a muovere sul primo mondo e le creature non capiscono cosa siano. Sembra che assorbano il potere degli dèi, il potere del karma e non si capisce da dove venga. Si pensa che sia qualcosa di molto antico, di precedente alla creazione, quindi legato all'antimondo, all'anticreato, no? E tutti quelli che vengono corrotti da queste creature, il loro corpo si trasforma in una sorta di tentacolo ramificato collegato agli altri corpi, una sorta di unimente. Qui siamo la schiera e voi praticamente quello che avete incontrato erano le vestali di questo dio della vita e sono state corrotte da una sorta di portale che non si sa chi ha messo dentro. Si sa solo che dall'antimondo stanno arrivando dei semi, vengono piantati e dove nascono creano portali o creano altri semi che chi mangia viene corrotto e trasformato in un membro della schiera. Sarà qua, diciamo che siamo all'inizio dell'intro della main campaign che si giocherà nei prossimi anni. Voi siete stati abbastanza protagonisti di questa cosa qua e non si sa mai che i vostri personaggi saranno incontrati dagli altri giocatori come, diciamo, ospiti d'onore di qualcosa.
Ma domanda, ma era fattibile smontare il portale? Non credo. Ah, sì, ok. Ma sì, un pezzo l'ha distrutto, eh. Bastava che lo attaccavate al posto di fare altro, maledetti cari. Allora, io avevo zero di empatia magica, non potevo superare quel tiro. Uno degli indizi che avevate avuto era che loro non riescono praticamente a toccare o a influenzare l'elemento dell'acqua. Loro punto debole. È che l'acqua fa ruggine su cosa si e fondamentalmente tutto ciò che comunque Temenanki stesso è molto aperto come gioco, come situazioni, come cosa vuole fare, cosa non vuole fare, e c'erano diverse possibilità. Naturalmente non le dirò tutte perché i giocatori assistono, stanno giocando anche questa campagna qua, quindi non gli racconterò troppe cose che non si sa mai. Mi fregano, no, al tavolo. Faccio questo perché l'ho sentito. La sua idea. Ma come? Quindi fondamentalmente sì, c'erano alcune opzioni che si potevano fare. Cioè avete giocato i vostri personaggi fino in fondo, quindi va benissimo, perché è importante comunque giocare, capire l'emozione. L'ambientazione di Temenanki, avete giocato un momento molto importante che è la festa dei 100 culti, perché è un'ambientazione molto pesante a livello religioso. Ci sono un centinaio di dei nel manuale base, vedere anche altre volte, sono praticamente descritti i 20 dei principali. Sono questi qua con tutte queste sorte di navate, di vetrate. Questa è l'avatar, una delle avatar che avete incontrato, di Odino, di Wotan, mentre l'altra avatar che avete incontrato, questa qua di Magog, cavaliere Cremisi. Quindi la festa dei 100 culti, praticamente i personaggi giocanti anche possono infondere in loro la forza dell'avatar del dio e scontrarsi contro altri per portargli karma. Durante la festa dei 100 culti, questa festa dei 100 culti, la schiera ha iniziato a succhiare l'energia del karma. Quindi tutte le preghiere, i combattimenti, i sacrifici che venivano dati agli dei venivano risucchiati da questi portali che si trovano nascosti nel quartiere, che sono stati costruiti da questi seguaci qua. E quindi c'è comprendere come fermare questi portali, per cercare di fermarli, perché questi portali stanno portando via del karma e sicuramente servirà la schiera per qualcosa. Però nessuno era mai riuscito a rubare il karma degli dei in questo modo. C'è un potere molto forte e alcune voci hanno parlato degli dei estranei, non si sa cosa siano, che questi creature venerate proprio dai membri della schiera. Sì, era un'avventura per scoprire un pochino più di informazioni su questa cosa qua. Si poteva muovere anche da altri modi per scoprire anche altre cose, ma siete stati abbastanza diretti, abbastanza precisi su certe situazioni. Avete evitato combattimenti inutili che sarebbero stati molto rischiosi, assolutamente, perché l'armata dei morti era tosta, perché erano guidati proprio da un'avatar abbastanza incazzosa del giudice dei morti. E niente, quindi questa è stata una, diciamo, una visione un po' di una parte del gioco di Temenanki, che è quello dell'ambito religioso, che è molto importante. I sacerdoti hanno le invocazioni, in questo caso avete giocato le invocazioni semplificate, nel manuale ci sono anche delle invocazioni avanzate per chiamare degli angeli in aiuto o delle armi o cose particolari, è tutto spiegato nel manuale. Quindi sì, c'è molte opzioni che si possono sfruttare all'interno del gioco. A me è piaciuta l'opzione sfruttata da Samart di mettersi in mezzo tra un ammasso di ferraglia del peso di 300 kg e un portale assorbi creature. Però è stato coraggioso, ma... Lì è stato sfortunato col dado, perché se riusciva a fare una prova di potenza riuscita ti fermava. Eh sì, perché io, cavolo, avevo anche tirato altissimo, ho fatto un 17, quindi ero riuscito di 3 appena, e tanto che ha tirato alto anche lui. Sì, purtroppo T70 aveva 70 in potenza, 20 in potenza, 20 in tenacia, 20 in costituzione, c'era un carro armato. Allora, diciamo che Samart, essendo un cavalcademone, non è che tiene troppo alla sua incolumità, e se per sconfiggere quello che deve sconfiggere deve entrare in un portale, ci si butta dentro un portale. Quindi il suo coso era: distruggiamo il portale, e si aspettava che tu gli tirassi un'accettata come gli altri. Così non è successo. Pazienza. L'idea di T70 era buona, assolutamente. Non andava lì, poteva riuscire a tirare giù il portale con le colonne. Era chiaro, buona, ma cioè, nel senso, a Sabart importa il risultato, giustamente. Il problema è che avevo zero in empatia magica, e quindi non sarei riuscito a superare. Benissimo. Perché comunque la schiera utilizza energia miracolo, che è diversa da quella sortilegio di cui tu sei immune perché sei un inquisitore. Allora, proprio utilizza il karma che ruba.
personalmente mi sono divertito tantissimo. Non disdegno niente, neanche la fine, quindi bene. È gioco, come, esatto. Come stai con me è sempre gioco. Se avessimo avuto più tempo, se fosse una mini campagna, poi si giocava. Perché per esempio i giocatori della mia campagna sono finiti adesso in una situazione che dovranno giocare dove siete, come dove poi, siete voi. Esatto, Sabar quello che dice è nemici più grossi, onore più grosso. Più rumore quando cadono, eh? Esatto. Fanno più male quando ti menano, però anche c'è anche questo lato che purtroppo viene spesso sottovalutato. Vabbè, ah, comunque molto bella. Bella anche questa modularità comunque, cioè quando ho visto la scheda la prima volta mi sono spaventato, ammetto. Però cioè col fatto che appunto alla fine così il sistema è estremamente diretto, cioè letteralmente... È molto asciutto. Sono quelle caratteristiche lì e basta. È molto asciutto perché noi abbiamo la parte narrativa che ti serve per recitare, le caratteristiche, i modificatori che influenzano già la scheda, quindi non devi guardarli perché te li mettono su. Caratteristiche derivate che sono il sesto senso, queste cose un po' particolari, poi l'iniziativa che fissa, i danni, se usi l'opzionale, se sono i locazionali, se no no, punti ferita, punti vitali, punti mistici, combattimento. La scheda è fatta come se fosse una parete della torre di Etemenanchi, vedete proprio la forma, quindi da un po' questa cosa qua. Però se tu giochi le regole base, tu usi le caratteristiche e basta. Puoi giocare poi l'opzionale dopo un po' che giochi, utilizzi le abilità che sono dietro, le speciali, gli incantesimi, queste cose qua. Però il gioco nasce da 35 anni di lavorazione, proprio dando il senso di modularità. Noi partiamo e usiamo quello che ci serve. Siamo 3-4 sedute, allora sono i giocatori che fanno, ma a me piace usare anche le abilità, perché le abilità iniziano a combare. Per esempio medicina, che è un'abilità dei cerusici come silente, al secondo grado fai più ai danni, perché sai dove colpire. Inizi poi a costruirti la tua scheda in ultra specializzazione e ti diverti tantissimo. Però certo, col fatto che è un under, comunque c'è sempre questa cosa di contrasto, bene o male avete visto che noi abbiamo risolto sempre ogni opzione di gioco. Vengo trascinato, poi il contrasto di potenza per fermarmi, vengo fermo la persona, lo blocco, poi provo di contrasto, cioè puoi fare tutto, poi devi avere la caratteristica perché ti riesca, però l'opzione è facile. E quando giochiamo è tutto così, cioè la gente inizia a imparare a giocare in 2 minuti e poi vai liscio, diventa un supporto semplicissimo al gioco. Si chiedono dalla chat se c'è una versione digitale adattabile a Roll20 o Foundry. Non c'è perché non siamo capaci di farla, però se qualcuno volontariamente vuol darci una mano a farlo, lo facciamo più che volentieri. Bisogna trovare dei tecnici come voi, ragazzi, perché siete bravissimi su tutte le cose tecniche. No, io mi sbaglio ancora come collegare i microfoni. Che potete seguirci sui nostri social per rimanere aggiornati, e quindi vi lascio con una bella birra a tutti, visto che siamo in taverna, e onori ai Temenanchi, visto che quando ci partecipavo io si diceva così. Onori. Grazie, onori ancora. Ciao ragazzi. Ciao. Una buona serata, una buona notte. Buonanotte. Ciao.